mia, voglio star solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fine ieri credevo fossi re. Te l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento di cola ora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire, lasciami gridare. Che domani è un giorno nuovo, ma rimasi, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li fa cadere Di solito apro la mattina con una canzone dedicata quasi sempre alle donne, ai femminicidi. Questa mattina invece ho voluto dedicarla a tutti quei bambini morti che continuano a morire sotto le bombe, seviziati, rinchiusi in siti che loro non riescono a riconoscere perché non sono la loro famiglia. E penso che forse dovremmo riflettere tutti, perché poi magari a 12, 13 anni, 14, 15, 20 e fai parte di una baby gang, se non fai un percorso, ma un percorso affettivo molto importante, un percorso di recupero, pensate che traumi, ma chi toglierà questi traumi, i bambini soli nel deserto, ma proprio nel deserto umano. Allora io ho pensato questa mattina di dedicare questa canzone bellissima di Lorenzo Schiesano, 4 anni, a tutti questi bambini, a quei genitori che hanno perso i loro bambini senza nessun perché, solo perché sono nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E soprattutto ringraziare questi ospiti che ho questa mattina, Marco Canova ed Eva Canin, genitori di Leda, questa piccola che è morta a 5 mesi per una meningite, che ha donato gli organi e ha salvato 4 bimbi. Io vi ringrazio di cuore, siete una coppia fantastica. Lo so che è stato forte questo impatto con questa canzone, però bisogna ricordarli questi bambini. Forse ce ne dimentichiamo troppo, li ricordiamo troppo poco e loro fanno dei gesti grazie a questi genitori meravigliosi che rimarranno nella storia, perché qualcuno vivrà bene proprio per l'aiuto di questi donatori, di questi genitori e di questi bambini. Allora saluto tantissimo anche Francesco Biasin, assessore sociale di Silea. Grazie Francesco. Francesco, mi permetto di dare del tu perché è un amico caro, abbiamo iniziato tanti anni fa dei percorsi sociali molto importanti, il risultato dobbiamo ancora vederlo perché qualcuno mette sempre paletti, ma noi li saltiamo. E vorrei che risaltassero anche questi genitori questa mattina per far capire l'importanza della donazione, l'importanza di capire
come ha fatto anche Gino Gechettin, che dopo una morte bisogna veramente ritrovare la forza di rialzarsi, proprio per questi bambini, per queste donne, per queste bambine, ragazze che non ci sono più. Partirei proprio con Eva. Eva, cosa mi dici? Lo so che è molto, cioè non è facile per voi, però bisogna anche far capire che siamo nel 2023 e dobbiamo cambiare anche noi culturalmente. Prego, Eva. Allora, non, sì, sicuramente non è una scelta facile, però in momenti del genere in cui ti trovi in ospedale, in cui non sai a cosa aggrapparti, non hai una speranza a cui aggrapparti perché ti sono state date delle notizie orribili, il fatto di aver avuto questa possibilità di poter far donare gli organi di Leda ci ha aiutato in primis, perché nonostante sapessimo che noi stavamo attraversando questo momento di dolore immenso che nessuno dovrebbe mai fare, noi sapevamo che anche se noi eravamo tristi, qualche altro genitore avrebbe potuto avere una speranza, avrebbe potuto sorridere, e il pensiero di questo è stato quello che ci ha effettivamente mosso, ci ha aiutato proprio a sostegno nostro, psicologico, emotivo. Non è stato facile forse sceglierlo, perché è la tua bambina, non sono semplici scelte da fare, però è stata la scelta giusta e la rifaremmo assolutamente per tutte le conseguenze che ha avuto. Ti ringrazio, Eva, di queste parole veramente che fanno capire a livello proprio personale, ecco, la grandezza di questi genitori, capire che forse nel nostro dolore qualcun altro può sorridere, dare questa speranza. Marco, cosa ne pensi della scelta di quei genitori, di questa bambina inglese, che non volevano staccare assolutamente questa spina, che volevano assolutamente portarla in Italia per cercare di continuare a sperare? Ecco, tu cosa hai provato? Non so se conosci questa storia, è stata una storia veramente che ha veramente creato proprio una riflessione nell'opinione pubblica, i favorevoli e i contrari come sempre naturalmente. Prego, Marco. Allora sì, quella storia l'ho letta, quindi ne sono a conoscenza, non l'ho approfondita proprio perché comunque anche per noi il momento adesso è abbastanza delicato, quindi argomenti che si avvicinano al vissuto che abbiamo passato noi, ecco, ci siamo un po' distanti perché emotivamente è ancora forte. Di sicuro quello che posso dire io è che in momenti del genere non si può giudicare, bisogna essere dentro, vivere nella situazione per poter capire. E di conseguenza qualunque scelta, per quanto da esterni possa sembrare giusta o sbagliata, è la decisione giusta dei genitori e va accolta. Poi è chiaro che in certi casi magari sì, non è facile dire se è giusto in una condizione del genere, è chiaro che sì, è meglio una strada rispetto all'altra, però non si è così lucidi da poter decidere. Anche per noi, quando è stato il nostro momento di decidere, non è stato facile. E un esterno a primo impatto subito ti può dire qual è la strada giusta, che è quella della donazione, ma per noi non è stata una scelta immediata. Ci abbiamo dovuto riflettere, ci abbiamo dovuto ragionare, perché poi noi lavoriamo in ospedale, lavoriamo in sala operatoria, quindi sappiamo cosa vuol dire. E l'immagine che è tua figlia, questa volta sul letto operatorio, è un impatto emotivo veramente pesante, quindi
tutto quello che può essere per uno scontato in verità non lo è quando ci si vive al 100% la situazione, ecco, questo è quello che grazie, posso dire. Grazie Marco, guarda, veramente grazie, anche perché io penso che il rispetto di questi genitori vada in prima, proprio in, assolutamente al primo posto. Ecco, il genitore che deve essere rispettato e di prendere certe decisioni drammatiche. Quello che volevo sentire anche da Eva. Eva, secondo te abbiamo un supporto veramente importante quando ci sono queste decisioni? Ad esempio, io ho avuto questa mamma che ha perso questo figlio in Inghilterra, dove invece in Inghilterra c'era questa stanza dell'accoglienza per queste persone che dovevano prendere decisioni importanti, e quando è arrivata in Italia, la faccio breve, è riuscita ad aprirlo sia il Can Foncello con il direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, che a Conegliano, e sta girando l'Italia per cercare di far capire l'importanza di avere un luogo dove veramente riflettere con te stesso. Ecco, sono delle decisioni terribili. Secondo te ci siamo come organizzazione? Voi lavorate in un ospedale, perciò mi permetto di chiedere anche questo, perché è importante. Questa mamma che saluto, sono sicura che ci sta guardando, diceva non è facile perché sei nella confusione totale, non riesci a mettere assieme i pensieri, tutti che ti guardano, che ti toccano, che vogliono parlare, tu hai bisogno solo di silenzio, di stare con te stessa e di capire di prendere la decisione giusta. Prego Eva. Allora, io ovviamente posso parlare per la mia esperienza, mia, nostra esperienza diretta. Noi a Padova, nell'ospedale di Padova, in terapia intensiva soprattutto, ma anche a partire dal pronto soccorso pediatrico, dove appunto l'Eda è stata accolta inizialmente, nella fase iniziale, noi abbiamo veramente sentito e vissuto una vicinanza da parte di questi medici, da parte degli infermieri, da parte degli operatori che lavoravano lì, totale, una comprensione elevatissima, un'empatia grande che sembra scontato, ma purtroppo lo sappiamo tutti per casi di cronaca, insomma, che non è scontato lavorare a contatto con il pubblico, lavorare con persone che soffrono ed essere empatici. La nostra esperienza è stata assolutamente positiva in questo senso. Abbiamo avuto tutto il tempo per decidere. Ci sono state date le risposte alle domande che noi avevamo riguardo all'argomento. I medici, la psicologa ci è stata molto vicina, ci ha lasciato anche lo spazio quando era il momento, ci hanno lasciato avere i parenti, che in terapia intensiva non è semplice perché ci sono anche altri bambini naturalmente che hanno bisogno di cure e bisogna rispettare anche loro, le loro situazioni, ma noi sotto questo aspetto continuiamo a ringraziarli, e anzi lo rifacciamo anche adesso, li abbiamo ringraziati tanto perché penso che più di così non avrebbero potuto fare, e appunto ci hanno dato tutti gli strumenti possibili per scegliere e ci hanno fatto scegliere in modo assolutamente tranquillo, senza fretta, senza costrizioni, nella piena serenità ovviamente legata alla situazione veramente difficile. Però secondo te sono importanti queste stanze, si chiama la stanza di Jacopo, che stanno cercando di aprire negli ospedali vicini anche ai pronti soccorsi, proprio per far capire l'importanza della riflessione di questi parenti, che sono momenti veramente drammatici. Come spiegava bene sia Eva che Marco, non è facile in un momento decidere, sono veramente momenti terribili. Assessore Biasin, forse ecco, è anche questo l'aiuto che dobbiamo dare, il supporto psicologico a queste persone. Noi parliamo tanto di cemento, di strutture, ma i supporti sono altri. C'è una popolazione che sta invecchiando, ci sono dei bambini che stanno crescendo e non mi sembra che siamo all'avanguardia per questo. Ecco, abbiamo la fortuna
di vivere in un territorio, bisogna dire la verità, a livello sanitario, che nonostante dopo ci sia anche l'altro rovescio della medaglia, però come dicono sia Marco Canova che Eva Canin, ecco, abbiamo alta professionalità in tutti i sensi. Ecco, poi manca qualcos'altro, ma come professionalità bisogna che gliela lasciamo tutta. Prego, Assessore. Mirella, intanto mi permetto di ringraziare Marco ed Eva anche per l'emozione con la quale hanno raccontato la loro storia. Non è facile portarla e li ringrazio doppiamente, perché poi donarla, un po' come ha fatto la loro figlia con gli organi, è stato un bel gesto, quindi vi ringrazio veramente. Io notavo, dietro la vostra immagine avete l'immagine del matrimonio, che probabilmente è il fulcro ed è la forza che vi ha reso uniti e anche in grado di superare quello che avete fatto. È l'amore che traspare da voi che è bello, veramente. Sull'aiuto c'è molto da fare. Ieri venivo da un pranzo particolare, siamo stati al pranzo dell'ADVAR come assessori e sindaci, e pensavo a quanto sia importante esserci nei momenti della morte, perché è di morte che si parla. Perché poi magari c'è anche la... dare il giusto termine a certe situazioni credo sia duro, angosciante a volte, però necessario. La rielaborazione del lutto è fondamentale, perché solo attraverso la rielaborazione del lutto si impara che cos'è la vita, di fatto. E probabilmente ce ne dimentichiamo nel corso della vita, perché poi tutto si entra in un loop quotidiano dove tutto è scontato, si fanno 2000 cose, E poi ti capita un figlio di 5 mesi che sta male e devi decidere se donare i suoi organi o no. Probabilmente è l'occasione per riscoprire la vita. Questo. Quello che io però riscontro, io ho la fortuna di avere anche questi genitori, questi mamme, questi papà che vengono nella mia trasmissione Sveglia Veneti a raccontare queste storie drammatiche, ma proprio perché cercano di migliorare, ecco, di portare la loro esperienza per migliorare l'esperienza di qualcun altro. Quello che noto è che però Francesco Biasin, e ti ringrazio di essere qui questa mattina, è che al momento ci siamo, non c'è niente a fare, professionalità, strutture, non manca niente. È il dopo che manca. Perché l'elaborazione del lutto viene dopo. Al momento sei confusa, non ti rendi conto. Poi la solitudine arriva e pochissimi alzano la cornetta per salutare, pochissimi suonano i campanelli, così mi dicevano queste esperienze di genitori. Se non hai una comunità forte da prima che ti segue, che ti accompagna. E questa mamma che saluto diceva soprattutto le istituzioni, e qua vorrei poi chiedere anche a Marco Canova e Eva Canin, da parte delle istituzioni io non chiedo soldi, però un saluto, un buongiorno, ecco, quello sì, perché per me le istituzioni sono importanti. Cosa ne pensi, Eva, e anche poi Marco? Noi ci troviamo in una situazione ancora piuttosto fresca e in un momento simile hai assolutamente bisogno di chiuderti nei tuoi affetti, negli affetti che ti circondano. Noi troviamo tanta forza adesso nello stare insieme, come famiglia ci sosteniamo tanto, ovviamente con i nostri genitori, tutte le persone che ci girano intorno, quindi forse noi per primi chiudiamo in un certo senso, non nel senso negativo del termine, però abbiamo bisogno di proteggerci e di elaborare questa cosa. Per quello che riguarda noi, secondo me, nella nostra propria situazione abbiamo avuto una rete sociale presente. Non solo appunto dei compaesani che magari neanche ci conoscono, nel senso che ci hanno solo visto ogni tanto perché conducono vite diverse dalla nostra. Abbiamo avuto sicuramente una rete forte e nel nostro piccolo, nel nostro comune, abbiamo avuto vicinanza, questa sì. Anche solo per il disbrigo di certe pratiche
ovviamente credo che una situazione del genere non possa non toccare, che tu sia mamma, che tu sia papà, non perciò importa. Eva, secondo te è importante avere questa vicinanza, sentire che le persone che ti stanno attorno, quelle fidate, quello che tu conosci, ti supportano in momenti anche, ad esempio un iter burocratico, basta poco a volte, però capisci che c'è qualcuno che ti sta proteggendo e che ti sta aiutando. Marco? Sì, sì, quello che ha espresso Eva è tutto corretto, giusto, quindi condivido appieno. Sì, la rete sociale che appunto ci è girata attorno è stata molto forte. I genitori, i parenti, gli amici, le sorelle sono stati tutti quanti veramente forti, anche per quello che poi è stato il momento del funerale. Per esempio, si sono arrangiati loro al 100%, quindi avere questo supporto è importante. Come ha detto Eva, adesso noi siamo circondati principalmente dai nostri affetti, quindi dalle persone più vicine. È chiaro che in un momento in cui si ritornerà nella quotidianità delle cose, poi si spera che questi affetti continueranno a esserci, ma lo sappiamo già per certo perché abbiamo veramente delle belle famiglie e siamo fortunati, e degli amici validi. Poi quello che riguarda le istituzioni, noi comunque poi ci attiveremo per riparlare con la psicologa, che è stata sempre gentile, sempre trasparente, ci ha lasciato il suo contatto personale per essere ricontattata, quindi la vicinanza c'è stata, quindi dopo sarà anche onere nostro nel momento del bisogno di comunque muoverci e chiedere chiaramente aiuto se ce n'è bisogno. Le istituzioni, comunque gli enti, penso che ci siano, anche il comune stesso del nostro paese che è qua di Teolo, è stato molto vicino, il sindaco, il vice assessore sono stati quanti molto presenti, quindi sì, possiamo dire che almeno io parlo anche per Eva, non ci siamo sentiti soli e questa è una gran cosa, una bella cosa, ecco. Ti ringrazio Marco e anche Eva di quello che avete detto per capire l'importanza di esserci. Ecco, l'importanza che forse la politica dovrebbe capire, perché ci sono due lati, c'è il lato umano e poi c'è il lato burocratico. Però il lato umano deve prevalere, deve essere sempre presente. Io ho la fortuna di avere i sindaci, che ringrazio, che vengono sempre nella mia trasmissione, che forse sono quelli più vicini al territorio, sono quelli dove che quasi sempre la porta è aperta, grazie anche a molti assessori, ma soprattutto questo primo cittadino, visto che lui è responsabile della salute dei propri cittadini, deve essere sempre presente. Quanto importante è ascoltare, ecco, proprio ascoltare le persone, perché l'ascolto, quello che io vedo, non è delle volte il lato economico, il lato burocratico, è proprio l'ascolto della persona. Questo manca, soprattutto manca nei giovani e nei diversamente giovani, come li chiamo io, nei diversamente agili. Ecco, sono tre realtà che qualcuno forse dovrebbe capire che è il momento di ascoltare, più di parlare, di ascoltare, di capire cosa si può fare per migliorare questa loro qualità di vita. Non è possibile sentire i ragazzi, gli studenti che dicono abbiamo bisogno di ascolto, non è possibile sentire diversamente i giovani che dicono siamo soli, completamente soli, ecco, nessuno ci ascolta se non hai un supporto, come spiegava giustamente Marco, Eva, a livello familiare, ma creato da prima, cioè non è che arrivi dopo, lo devi creare, devi fare comunità. Ecco, perché si fa così fatica a fare comunità? Eppure abbiamo una presenza giovane, due genitori giovani, che forse fanno capire che qualcosa sta cambiando, a livello culturale anche di donazione. È là, però non possiamo dar torto a queste persone che devono ancora decidere, perché nessuno ha accompagnato in questo percorso. Non siamo i primi posti come donazione, lo sappiamo, abbiamo fatto un passo in avanti, ma è tanto da fare ancora. Penso che voi dovete impegnarvi in questo, prego. Sì, sì, non è assolutamente scontato e sarebbe anche un po' ipocrita dire che ci siamo sempre. Io penso al mio comune e mentre parlavi Mirella mi veniva in mente un sacco di persone che effettivamente non, di fatto non arriviamo ad ascoltarle veramente, perché poi l'ascolto è qualcosa di molto particolare. Una cosa è riceverlo in ufficio e dirgli ok, dimmi cosa devi risolvere e dargli la soluzione anche
amministrativa, pratica. Il resto invece è quel prendersi cura che riguarda tutta la persona. Penso ai diversamente giovani, come dici tu, che molte volte, poi dipende un po' anche probabilmente dalle situazioni comunali, nel senso che Silea è molto Treviso e quindi abbiamo, siamo tanti, siamo veramente tanti, tutti di corsa, per cui ricreare quella comunità che avevamo probabilmente una volta, inutile dirselo, e indietro non si torna, come dico sempre. Perché poi è anche brutto pensare a una volta si faceva così, una volta c'era la parrocchia che questa è la realtà e si fa con quello che si ha. Dobbiamo probabilmente riuscire a ricollegare quelle reti di supporto che devono essere reali, cioè uno quando serve bisogna esserci. E non è così scontato, me ne rendo conto. Senti, assessore, ma tu avevi anche iniziato un percorso molto importante con il condominio, conoscerci, aiutarci, io mi ricordo, l'hai presentato, ecco, dobbiamo aprire queste porte, capire chi abita nell'appartamento di fronte, a fianco, sotto, se c'è bisogno anche fare qualche festa assieme, com'è andata, com'è la situazione? Abbiamo il condominio solidale, ci siamo trovati l'altro giorno a fare le decorazioni natalizie, tra l'altro colgo l'occasione per salutarli. Anche lì poi è chiaro che le persone sono in continuo divenire, è come un paese, quindi ci sono delle persone che arrivano, altre che hanno meno interesse, i giovani che comunque richiedono probabilmente maggiore attenzione, è un po' come in un paese, cioè non è detto che i giovani devono seguire noi, in realtà noi dobbiamo capire e metterci a servizio dei giovani e questo è un concetto fondamentale, perché noi pretendiamo dai giovani che in realtà siamo noi che dobbiamo probabilmente metterci a servizio dei giovani e dare la giusta responsabilità. Adesso abbiamo rifatto le decorazioni ed è stato un bel momento. Guardate il sorriso che proprio viene spontaneo a Francesco, perché sono belli questi ricordi, ecco, queste esperienze. Sì, è il condominio solidale. Tra l'altro ringrazio anche Antena 3 che poi ci hanno fatto un servizio bellissimo che si trova ancora nelle teche. Sarebbe stato, cioè il sogno è quello di portare il paese solidale, che è quella delle reti di aiuto reciproco, dove in maniera spontanea ci si aiuta, perché in realtà ci vuole veramente poco, ma poco, cioè se uno sta male dovrebbe suonare il campanello e l'altro dovrebbe uscire e dirgli sono qua, e invece adesso si chiama 118 e non si sa neanche che magari l'altro sta veramente male, basterebbe veramente poco. Sentiamo come commenta Eva e anche Marco, cosa dice questo condominio solidale, ecco, questo assessore che ha cercato veramente di fare qualcosa di importante, reale, non parole, proprio fatti, conosciamoci, incontriamoci, prego. Noi non abbiamo la possibilità, cioè noi viviamo indipendenti, quindi questa cosa non abbiamo modo di farla, però ci faceva sorridere mentre stava raccontando questa cosa. Purtroppo spesso si è presi dall'individualismo, dalle proprie cose, dai propri impegni, dalle proprie fatiche, anzi magari si vive il vicino di casa più come un pseudo fastidio che non una risorsa. Sarebbe bello sì che questo cambiasse, che ci fosse un modo proprio opposto di vedere la cosa. Sicuramente deve partire da ognuno di noi. Qualcosa sta cambiando, ve lo chiedo anche a Marco. Ad esempio con Halloween è successo questo, che i bambini hanno iniziato a suonare i campanelli, ecco, per questa festa che da noi non è conosciuta molto bene o non si vuole riconoscere, noi abbiamo la Befana, però questi bambini hanno iniziato ad aprire queste porte. Devo dire la verità che le porte si aprono e si aprono sempre di più. Ecco, questa gioia, e se non hai qualcosa l'anno dopo ti ricordi, se arrivano i bambini prendo qualcosa. Io penso che non sia il condominio, è proprio la vicinanza, ecco, la comunità è il vicinato, indipendentemente dal condominio o la casa. Come dice Francesco, non sappiamo neanche magari che è arrivata l'ambulanza e che ha portato via un nostro vicino, siamo talmente indaffarati e presi,
Ma io mi domando, ma forse dobbiamo fare un po', Marco cosa dice, una riflessione, adesso sta arrivando il Natale, un passo indietro, io ho un banco solidale, perciò anche mercoledì, guardate le lacrime che ho visto, voi non avete idea di questa gente che non riesce più a sopravvivere, che non ha un centesimo nel portafoglio, che, ecco, che non sa veramente cosa vuol dire il Natale, perché diventa ancora più un problema. Ecco, vedere chi sta bene, che festeggia, e tu magari con bambini piccoli che non riesci a riscaldarti, ecco, questi anziani che continuano a dire chiedono il pacchettino di caffè, l'olio, con una, proprio con una discrezione, con un'umiltà che fa venire i brividi. Ecco, forse tutti quanti dovremmo aprire un po', aprirci un po' di più. Cosa dici, Marco? Voi che siete un simbolo questa mattina del donare, ecco, di creare un po' di felicità a chi magari veramente in condizioni anche disperate ha perso la speranza, voi gliel'avete data. Pensate cosa hanno fatto questi genitori. Prego, Marco. Sì, penso che siamo tutti, e parlo anche per me, presi dall'euforia della vita, dalla continua corsa verso la ricerca della perfezione in tutto. E questo correre però non ci permette di essere chiari, di vedere quello che ci stiamo lasciando indietro, come possono essere i semplici momenti della quotidianità. E credo che l'esperienza che abbiamo vissuto, tragica, con l'EDA, ci abbia aperto in verità la visione legata a questo aspetto qua della vita, che bisogna viversela ogni giorno, bisogna iniziare a rallentare, tanto le cose si fanno lo stesso, però sapere dove si è, essere presenti in quello che si sta facendo e viverselo, e di conseguenza si riesce a essere più vicini alle cose semplici, che può essere appunto suonare ogni tanto al vicino di casa e chiedergli come va, o vieni su a bere un caffè. Queste cose semplici che nella normalità delle cose non si riesce a fare. Quindi io credo, se può essere, ecco, un messaggio che possiamo lasciare, anche questo, di godersi le piccole cose e la quotidianità in quello che è la sua semplicità. E quindi, perché oggi ci sei, domani non lo sai, quindi e di conseguenza, secondo me, anche una questione di comunità si rafforzerebbe molto se fossimo tutti meno pensati alla nostra individualità. Sarebbe tutto molto più facile. E mi permetto di ricollegarmi al discorso dell'assessore, di questa iniziativa che ha fatto, veramente una bellissima iniziativa, quindi complimenti per l'idea. Mi immagino in quella condizione, è proprio bello, sì, riuscire a fare un qualcosa tutti assieme. Adesso c'è il Natale, quindi magari un po' più facile, però anche durante l'anno mi viene in mente fare una bella grigliata d'estate tutti insieme, quindi penso sia proprio una bella iniziativa, quindi i miei complimenti. Spero che riesca a continuare e a progredire sempre di più e espandersi. Grazie. Allora, poi grazie al nostro bravissimo regista Italo Morao, siamo riusciti a trovare questo video di questo condominio solidale. Adesso andiamo in pubblicità, così facciamo respirare anche Marco ed Eva, Marco Canova ed Eva Cagnin, e poi riprenderemo con questo video che ci fa vedere questo condominio solidale. Pubblicità. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta. Già. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta! Se l'idea dell'assemblea condominiale nell'immaginario comune si avvicina a questa, ci sono delle sorprendenti eccezioni. A Cendon-di-Silea, in via degli Alpini, le 20 famiglie residenti nel condominio Le Palazzine hanno deciso di aiutarsi l'un l'altra con una bella iniziativa di solidarietà condominiale. Questa idea nasce appunto vedendo tanti gruppi di volontariato che fanno volontariato appunto fuori casa, oppure queste banche del tempo, e abbiamo pensato di fare una idea nostra.
nostra, che non fosse quella di andare fuori casa, ma di farlo proprio nel condominio. Nessuno chiede, ma ciascuno si mette a disposizione degli altri e lo scrive in bacheca. Così Angela, che è infermiera, potrà fare l'iniezione a chi ne ha bisogno, Nora tiene in ordine le scale, un altro inquilino va a fare la spesa se qualcuno è malato, un altro ancora ritira per tutti i bidoni dell'immondizia. C'è poi chi fa piccole riparazioni, chi assistenza al computer, chi aiuta i bimbi a fare i compiti o i ragazzi insegnano ai meno giovani ad usare lo smartphone. Insomma, ognuno fa qualcosa per gli altri senza pretendere nulla. Il nostro tentativo è quello di, in realtà, di non chiedere assolutamente nulla. La gratuità, quindi il dare, il fare volontariato, ma neanche il buon vicinato, l'essere vicino agli altri e esserci nel momento in cui serve. E con l'arrivo delle feste anche i più piccini sono stati coinvolti. Abbiamo messo il presepe, l'albero e le decorazioni lungo la scala, anche nel garage. Sempre in armonia e sempre con, anche col sorriso, dopo diciamo. Non abbiamo mai avuto discussioni, infatti siamo 20 condomini e tutti quanti ci dicono ma andate tutti d'accordo. Perché ci sono realtà che sono in quattro e non vanno d'accordo. Già, perché quello che stupisce è che queste famiglie, in un'era di continui conflitti, siano riuscite a trovare l'armonia. Non è che rappresentiamo la santità, detta così, perché comunque le nostre sane baruffe le facciamo, quando è ora di dirci le cose le diciamo, però è il tentativo di andare un po' oltre questo, nel senso che ci si guarda in faccia e ci si aiuta. Questa è un po' la scommessa. Proprio bello, complimenti Francesco, come al solito no, ti sei distinto per questo saper di andare oltre. Cosa ne pensate Eva e Marco? Ecco, abbiamo visto direttamente, ecco, forse ecco, siamo riusciti a farvi sorridere, ma guarda un po' cosa che ha combinato Francesco Biasin, ecco, in questo condominio. Prego Eva. Sì, stavamo pensando anche noi adesso durante la pubblicità questa situazione fattoziana della riunione di condominio che purtroppo... Grande Eva, grande! Ci siamo abituati con la mente ad andare a quello quando si parla di riunione di condominio. Però è bello che abbia detto appunto si cerca di andare oltre, nel senso che ovvio che siamo tutti diversi, ovvio che non si può andare sempre d'accordo, però al di là di tutto ci deve essere una base forte, la volontà di esserci nel momento del bisogno, e diciamo che è stato ampiamente dimostrato insomma in questo video. Bello, molto bello. Marco? Sì. Bello, bello, sì, simpatico. Allora, intanto abbiamo deciso che se siete liberi vi inviteremo il 18, vi manderò una mail con Francesco che parteciperà a questo incontro, ecco, incontriamoci, ecco, ci piacerebbe tanto, se avete piacere e siete liberi di partecipare, ecco, anche per far capire l'importanza di incontrarsi, ecco, dobbiamo conoscerci di più, allargare le nostre menti come avete fatto voi con la donazione, questa importante donazione, culturalmente preparati, perché anche a mio avviso anche il mondo sanitario, il mondo dell'ospedale aiuta molto, aiuta a capire veramente la sofferenza, la disperazione, ecco, il poter aiutare, l'avete detto voi, i colleghi, c'è questa famiglia, voi fate parte di una grande famiglia e bisogna dirlo, che ci sono questi medici, questi infermieri, i direttori. Ecco, cosa dici Francesco? L'importanza di sapere che oltre a quella famiglia ne hai un'altra, in tono minore magari, ma un'altra che ti supporta, che ti aiuta. Anche qui comunque poi non è scontato, perché penso in ospedale, penso anch'io, io lavoro in consultorio a Treviso. Andare oltre anche là rispetto a certi rapporti non deve essere un dono personale, cioè l'empatia secondo me va insegnata a scuola proprio per questo, perché capire che anche il lato professionale, noi viviamo 9, 10, 11 ore al lavoro e creiamo relazioni per quanto poco, quindi ok l'arrivismo, ok la carriera, però cioè, quel minimo di rispetto deve esserci a priori. Perché poi è lì che si crea molto. Allora, siamo riusciti e siamo felicissimi ad organizzare, ad esempio, la prima cena. Io lavoro allo IAF, che è Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori, per cui anche poi certi problemi noi li viviamo quotidianamente.
e siamo riusciti quest'anno ad essere in 150, per noi è un successone. Però non è semplice, perché poi devi invitare uno, l'altro ti dice no, ma perché tu durante l'anno... Andiamo oltre, creiamo relazioni, essere empatici, poi lo insegniamo a scuola ai ragazzi, ed è lì che è fondamentale andare a scuola, insegnargli l'empatia, mettersi nell'altro, nei confronti dell'altro. Io penso a Marco ed Eva, e quello che porta a casa oggi è un insegnamento eccezionale. Loro, grazie a Leda, che poi è bello nominarla ed è bello anche donarla. Vediamo anche le foto, perché bisogna anche ricordare questa bambina meravigliosa, Leda, che veramente questo corpicino che è riuscito a dare vita, pensate, a quattro altre realtà che stavano soffrendo, a quattro creature, guardatela. Ascolta Eva, ma tu hai anche un'altra figlia? Sì, e non è facile, ecco, perché non è proprio piccolissima, a 5 anni riesce anche a metabolizzare qualcosa. Ecco, com'è stato questo distacco e come sta vivendo questa bambina che veramente ha perso questa sorellina meravigliosa? È ancora lungo il percorso. Ovviamente lei ha capito da subito, fin dai veramente i primi momenti, che la situazione era cambiata. Non serviva neanche che noi le dicessimo cose, lei ci sentiva. E a proposito di empatia che va insegnata, lei appunto senza nemmeno parlare lei ci stava vicino, ci abbracciava, tuttora lo fa. E ovviamente nemmeno per lei è semplice, perché ha una mancanza grande, perché erano molto legate. E lei l'ha desiderata tanto, una sorellina, e si volevano bene, si cercavano proprio tanto, anche se Leda era proprio piccola. Però ovviamente appunto anche per lei è impossibile trovare un perché, come nemmeno ci riusciamo noi che siamo più grandi, però stiamo cercando di starle il più vicino possibile, cerchiamo di continuare a ricordargliela. Nelle cose più belle, il fatto che ridevano tanto insieme, che si divertivano, appunto è solo l'inizio di un percorso molto lungo, perché una cosa del genere non si dimenticherà mai e non lo dimenticherà nemmeno lei. Ecco. Quindi Marco, intanto, e grazie anche a Eva, tutti e due, per il coraggio di non dimenticare. Qualcuno dirà: perché vedere questi video? Perché Leda c'era, Leda c'è stata, Leda deve, veramente vi ringrazio. Guardate che non è facile anche per me decidere assieme a voi se mandare o non mandare questi video, ma Leda una parte è vissuta con questi genitori, c'è stata. Tu non puoi cancellare e fare finta di niente e non vedere più, perché sarà sempre con voi, o sbaglio Marco? Ecco, sono decisioni anche difficili quando io chiedo: avete piacere, volete far vedere? Perché sapete che io lascio libera scelta, per carità, non trovo nessuno, non tiro nessuno per la giacca, ci mancherebbe altro, non devo fare di sicuro audience. Ma quello che voglio far capire è l'importanza di iniziare a parlare, di aprirci, perché finché rimaniamo chiusi anche nel nostro dolore, nella nostra disperazione, non riusciamo a mandare questi messaggi positivi, invece che voi riuscite a mandare questa mattina e che Francesco riesce a mandare a voi. Apriamoci, incontriamoci, guardiamo assieme Leda. Leda c'è stata, non è che non sia mai esistita. Ma veramente grazie Marco e grazie Eva di queste immagini che fanno capire l'importanza dei valori e delle radici e della storia della famiglia Canova Canin. Prego Marco. È nel ricordo che lei da vive, quindi è chiaro che parlarne a noi, per quanto sia pesante, fa molto piacere. Anche noi nel nostro quotidiano ci riguardiamo i video, ogni tanto ci mettiamo là e ne traiamo la cosa positiva, bella, che quindi è vederla, sentirla ridere e un po' alla volta anche la sofferenza, insomma,
si trasforma in ricordi belli, ricordi di quello che è stato, anche se poco, perché 5 mesi sono pochi, ma in verità noi sono stati tantissimi, c'è stato tanto, abbiamo fatto tanto e progetti ce n'erano tantissimi, quindi l'abbiamo vissuta al 100% e va ricordata e, per quello che ha portato a noi e quello che ha portato a, ad altri. E, è un po' il, anche perché noi poi abbiamo scelto di donare, perché in un certo senso lei continua a vivere su questa terra, continua ad esserci in altri da altre parti, con altri bambini, però lei c'è, quindi lei vivrà per sempre e va bene che sia così ed è giusto ricordarla così. Grazie Marco. Aspetto che c'è una mamma e una nonna che vuole salutarvi, era in attesa durante la pubblicità, è la nostra Nadia che non manca e veramente penso che a nome di tante persone che non riescono questa mattina magari a mettersi in contatto, ecco, salutiamo Nadia, grazie, prego Nadia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare i complimenti a questa mamma e questo papà. Sono emozionata. E tanti, tanti auguri. Complimenti ancora, cari. Grazie. E buon Natale a tutti. Arrivederci. Cara Nadia, grazie Nadia. Prego. Ma Eva, ecco, hai sentito la vicinanza delle persone che vi stanno guardando, ascoltando? Vi posso assicurare che sono tantissimi, che non hanno neppure la forza di chiamare, tante l'emozione. Avete sentito Nadia, di solito molto tenace, molto, ecco, si è commossa, ma è forse questo, ecco, riuscire a commuoversi, a emozionare. Noi dobbiamo iniziare a emozionarci, non dobbiamo sempre far finta di niente, noi abbiamo bisogno di emozioni. Ecco, pensate che ieri sera ero con degli amici e una signora ha compiuto 98 anni e questo signore ha suonato una canzone per lei. Beh, voi dovreste vedere come si è emozionata questa nonna, queste lacrime di gioia per sentire questa canzone dedicata a lei. Ecco, forse dobbiamo, assessore, date da fare, dobbiamo iniziare a emozionarci, emozionare di più. Se riuscite a emozionare loro, anche loro faranno qualcosa, avete sentito. Forse rifletteremo anche noi, anche se non siamo in un condominio, però siamo una comunità. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, riuscire ad emozionare, mica semplice. Ma infatti io l'unica cosa che mi sento di dire a Marco ed Eva è grazie delle lacrime, grazie veramente delle lacrime, perché donare lacrime è qualcosa di enorme, lo si fa in silenzio, lo si fa soffrendo, invece voi ce le avete regalate veramente col cuore, per cui probabilmente da oggi è già Natale, quindi grazie veramente, che poi donare queste esperienze vuol dire anche fare quella giusta promozione per certe realtà. Noi abbiamo in comune l'Aido e ogni volta ci chiedono aiuto e abbiamo trovato la formula giusta, ad esempio a livello amministrativo, anche magari non so se altri comuni lo fanno, che è quella di iscrivere in maniera automatica chi vuole chiaramente al rinnovo della carta d'identità, quindi ogni anno noi chiediamo e a Silea siamo veramente pieni adesso di iscritti con l'Aido. Stessa cosa penso per l'Avis o l'Admo, sono realtà importantissime che regalano vita, perché grazie alla vostra esperienza avete regalato vita. Chiaramente l'EDA sarà sempre con voi, chiaro, questo è chiaro, grazie. E abbiamo fatto bene anche a far vedere e rivivere emozioni anche a casa, perché è Natale, bisogna vivere di emozioni a Natale, sia in positivo che in negativo, ma sempre emozioni. Allora adesso andiamo in un'altra emozione, Francesco, andiamo all'Ippodromo Sant'Artemio, sentite cosa ha detto Francesco a questa bellissima iniziativa, noi ce la stiamo mettendo tutta, vero Francesco? Sport senza barriere, perciò questa parola la dice lunga, andiamo a sentire. Dal punto di vista dell'amministratore pubblico, dell'assessore, comunque diciamo così, dell'amministratore pubblico, un'iniziativa come questa che valenza hanno? Beh, il valore della rete, mettersi insieme per l'inclusione e lo sport e stare insieme ha una valenza incredibile. Quando si sta insieme in momenti aggregativi belli e ci si diverte, io credo che abbiamo fatto bingo. Abbiamo fatto bingo, allora Francesco, ecco un'altra cosa che mi sta molto a cuore, tu lo sai, sono i diversamente agili. Questa fatica invece di trovare genitori come Marco e Eva, che invece si aprono, troviamo ancora genitori molto chiusi,
che hanno paura, si vergognano di far vedere i loro figli meravigliosi. Queste sono creature meravigliose, eppure siamo ancora a profondo nord in questo. Abbiamo ancora queste famiglie, però poi abbiamo questo rovescio della medaglia che mi piace. Questi genitori e altri genitori. È qua il dovere che abbiamo di far cambiare mentalità a questi genitori, di non vergognarsi, ma la colpa è anche nostra, perché è proprio profondo nord, siamo molto chiusi. Difficile che ci apriamo, è facile a parole, ma nei fatti tu ne sai qualcosa, è difficile. Però quello che io sto cercando di fare è proprio per aiutare queste creature, perché se le lasciamo così loro non sanno difendersi, non hanno la forza di difendersi. E che siete voi, che siete una realtà importante come comuni, come sindaci, come assessorati, che dovete fare questo, ecco, far capire l'importanza di questi figli meravigliosi che hanno e che non si devono vergognare. Prego. Allora, noi per fortuna abbiamo un consigliere nostro in comune che ha la delega alla disabilità, e l'ho proprio voluto, ed è un papà di un ragazzo down, che è Davide. E ci porta quotidianamente alla cruda realtà, perché è questo, cioè non è che poi creando un gruppo, un'associazione che porta i ragazzi a mangiare la pizza, che incluiamo inclusione. Abbiamo un sacco di associazioni, Mirella, tu lo sai, forse fin troppe, perché l'obiettivo è uno, è l'inclusione, deve essere trasversale. L'inclusione passa dalla sagra del paese alla sensibilità a chiamare i diversamente agili, come li chiami tu, ed è bellissimo, alle manifestazioni che facciamo normalmente, ma devono essere inclusi nella vita normale. Il lavoro. Noi abbiamo le aziende che ancora adesso faticano a capire che i ragazzi hanno del valore in più, magari non rendono 2000%, chiaro, però hanno il valore della relazione. E lo dico sempre, cioè io ho un sacco di amici che, messi nelle aziende, ti danno quel valore in più che non è percepibile a livello di produzione, però è la relazione. È la relazione che è fondamentale. Allora, come ci salutate sia Eva che Marco, Eva Cagnì e Marco Canova? Ecco, che appello volete fare, che auguri volete fare? Fate quello che volete, fateci un saluto, perché guardate, veramente questa mattina è stata molto importante avervi conosciuto. Vi ringrazio veramente di cuore per averci messo la faccia, anche quella della piccola Leda. Grazie, grazie da parte di tutta Media Nord-Est e di questa grande famiglia di Sveglia Veneti. Prego. Grazie, grazie a voi, e l'augurio è quello, auguri di buon Natale intanto, che possa essere un bel Natale per tutti quanti voi della redazione. Grazie dell'invito, è stato una bella occasione, un bel incontro, è stato bello conoscervi e parlarvi. È difficile fare del moralismo adesso, non ne ho la forza, però sì, tutto quello che abbiamo parlato stamattina credo che sia il messaggio, quello che noi possiamo trasmettere, ed è appunto di aprirsi, di viversi ogni momento e volersi bene e essere forti. Ecco, quindi questo è quello che posso dire io. Eva, come ci saluti, Eva? Vi ringrazio, ovviamente. Grazie per averci fatto rivedere queste immagini che... Cioè, anche se in un certo senso ci fanno piangere, ovviamente ci fanno anche sicuramente bene continuare a rivederle. E sì, come diceva Marco, dare importanza a quello che è la qualità della relazione, lo stare insieme, il volersi bene, volersi aiutare, e sì, proprio l'importanza di meno materialismo e un po' più di sostanza, diciamo, che è quello che serve, in realtà è quello che poi rimane anche in situazioni di dolore come la nostra. Grazie, grazie a Marco Canova e Eva Canin, genitori della piccola Leda, che è morta proprio per una meningite terribile, questa creatura che però con questo corpicino che ha ridato vita ad altri bambini, ad altre realtà, veramente per far felice altri genitori. Pensate che gesto d'amore immenso, non finiremo mai di ringraziarvi, veramente grazie. Francesco, come ci saluti, cosa vuoi dire?
Io ancora una volta ringrazio Mirella, perché poi oggi sabato mattina dici vabbè, sono le 9 del mattino, e invece ancora una volta grazie a Mirella scopriamo che il mondo può essere leggermente diverso. Io mi sento anch'io di ringraziare questi due splendidi genitori, e so già che Leda darà loro la forza per andare avanti e per fare anche mille altre cose, che poi è bello anche trasformare il dolore in amore, eccetera, eccetera. Non sto qui a fare neanche io moralismi, quindi grazie, grazie, grazie. E li aspettiamo lunedì 18 se sono liberi. Ma loro se lo sono già segnato, non ecco, possono dire no. Veramente grazie, un grande abbraccio, veramente passate una serena, se è possibile dirvelo, una serena domenica, io ve lo dico perché ve lo meritate, c'è un altro mondo, c'è un'altra bambina che vi sta guardando, vi sta abbracciando, ma sono due, in una ce ne sono due. Grazie, grazie, buona giornata, grazie. Grazie a Francesco Biasini, assessore sociale di Silea, e adesso andiamo in pubblicità. Vi presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza Giancarlo Rossi, presidente Baseball Treviso. Grazie Giancarlo di essere qui con noi. Saluto anche dalla Carnia, è collegata con noi la dottoressa Valentina Martin, presidente Simitu. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Grazie anche a lei buongiorno. Di essere qui. Complimenti per gli occhiali. E come Mirella, gli occhiali colorati sono bellissimi. Sono sempre piaciuti. Grazie, Mirella. Grazie, dottoressa. Allora, dottoressa, io partirei proprio con lei. Questa associazione che tutela il diritto alla cura dei pazienti con lesioni croniche cutanee. Grazie a lei siamo venuti a conoscenza di questa realtà che tanti non conoscevano. Penso che nella strada ne abbia fatto parecchia, perché so che le iscrizioni veramente sono arrivate sempre di più. Cosa ci racconta, dottoressa Martin? Beh, intanto io la ringrazio per la sensibilità che ci dà sempre e l'attenzione che ci dà sempre. Veramente grazie di cuore a nome mio e a nome di tutti i nostri associati. Allora, in questo periodo tante sono state le iniziative che abbiamo fatto. Giustamente lei ha detto che le iscrizioni sono aumentate. Infatti siamo arrivati a 1.400 e manteniamo ancora il primato della sezione più numerosa in tutta Italia. Quindi noi del Veneto siamo sulla cresta dell'onda, e questo mi fa molto piacere, perché significa che comunque la patologia e la problematica è molto sentita. E in questo ultimo periodo tante sono state le iniziative appunto che abbiamo portato avanti. Prima di tutto, non so se ricorda, ma avevo già annunciato la volta precedente che sarebbe stato fatto un libro con e per i pazienti. Infatti il 9 di novembre questo libro ha preso forma ed è stato presentato per la prima volta a Treviso, a Santa Caterina. Le faccio vedere la copertina, non so se riuscite sì, a vederla. Sì. Ecco, si intitola Ulcere le mani del cuore. Ed è praticamente una raccolta di poesie mie accompagnate da delle fotografie dei pazienti. Infatti i pazienti, ho voluto renderli partecipi di questa mia iniziativa appunto con le fotografie, e loro sono stati fotografati nella loro quotidianità, nel momento della sofferenza, del dolore, nel momento dell'attesa. E durante questa serata a Santa Caterina c'era una sala gremita, c'erano più di 300 persone, alla presenza anche di numerose autorità, tra cui il vice sindaco Manera di Treviso, il direttore dei servizi sociali, il dottor Rigoli, e la presidente dei sindaci dell'USDUE, la dottoressa Paola Roma, che sono sempre molto vicini all'associazione. Successivamente a questo momento c'è stata un'altra cosa particolare che abbiamo organizzato, cioè un gemellaggio, ed è stata organizzata una corriera dove alcuni pazienti, quelli che riuscivano a camminare un pochino di più, sono venuti con me nelle Marche, a Fano precisamente, e abbiamo fatto un gemellaggio con l'altra sezione della Simitu Marche appunto, che è molto attiva e con la quale sempre collaboriamo. E quindi è stato un momento di scambio, di riflessione su questa patologia appunto importante, ed è stato un momento anche per questi pazienti di svago e di ritrovarsi con altre persone che avevano le stesse patologie. Dottoressa, per chi non la conosce e non conosce questa associazione, spieghiamo lei di cosa si occupa, prego.
Allora, io sono di nascita una geriatra, quindi mi occupo degli anziani in genere, però quando sono arrivata a Treviso ormai 14 anni fa, mi sono un pochino diciamo così, appassionata di questo argomento che sono le ulcere, che sono una patologia che a pochi piace perché è una patologia di difficile gestione e perché tante volte porta ad uno scoraggiamento perché la guarigione della ferita è molto difficile. La disciplina che si occupa di studiare le ulcere si chiama la vulnologia, che deriva dal latino vulnus, che significa ferita. E quindi io piano piano ho, diciamo così, mi sono specializzata su questo argomento e attualmente lavoro a Treviso, sono la referente dell'ambulatorio vulnologico di Borgo Cavalli di Treviso e nella mia quotidianità vedo pazienti non solo della nostra US 2 ma anche delle US limitrofe. E una volta al mese esco anche a domicilio a vedere i pazienti che fanno fatica a muoversi e che non possono recarsi in ambulatorio. Una cosa che volevo sapere, dottoressa, il problema è che il diversamente giovane, come dice giustamente lei, io vado a casa, vado a trovare i miei pazienti perché non sempre riescono ad arrivare a questi ambulatori. Quanto importante è per questi pazienti sapere che a domicilio può arrivare questa dottoressa per alleviare anche queste piaghe, queste ferite che veramente alle volte sono anche molto dolorose, difficili anche da curare. Ecco, non sentirsi invisibili. Ecco, questo io voglio, il messaggio che voglio mandare questa mattina. Perché dobbiamo capire che forse, oltre, come dicevo prima, di parlare di cose che veramente non interessano a tanti, ma a pochissimi, forse per qualche tasca in più, ma soprattutto l'aiuto alle persone e l'ascolto. Prego, dottoressa. Io sono assolutamente d'accordo con quanto lei dice, è importante che queste persone abbiano una voce e appunto siccome questa patologia è quasi invisibile, come giustamente lei dice, credo che sia importante che ci sia un'associazione che dia voce a questa patologia e io nella mia quotidianità incontro molti pazienti e la maggior parte di questi pazienti sono estremamente fragili, estremamente bisognosi. Hanno bisogno di cure, hanno bisogno di essere ascoltati, di essere accolti e soprattutto di essere presi in carico. Perché purtroppo molte volte i pazienti portatori di queste ulcere vengono indirizzati in vari punti e quindi non c'è nessuno che riesce a mantenere le fila e quindi non c'è una risposta. Questo non significa che io faccio le magie, che faccio i miracoli, lungi da me questa cosa, però cerco con molta umiltà e con la mia competenza di dare una risposta il più possibile completa appunto a queste persone e anche alle persone che si trovano a casa e che magari non possono arrivare al servizio. Tenga presente comunque che io sono da sola nell'US 2 a fare questo lavoro e quindi purtroppo i tempi sono un pochino più lunghi. Allora, adesso conosciamo anche Giancarlo Rossi, presidente Baseball Treviso. Ecco, strutture, buongiorno. Invece qui parliamo di strutture, grazie Giancarlo di essere qui. Buongiorno. Soprattutto la difficoltà di trovare questi spazi, ecco, con uno sport che era poco conosciuto, ma che un po' alla volta, grazie anche alla tua passione, alla tua determinazione, stai cercando di inserire sempre di più e che riguarda soprattutto i giovani, il mondo giovanile con lo sport. Prego. Sicuramente la difficoltà nostra nel trovare strutture, sa benissimo qual è, che stiamo andando avanti, stiamo lottando da anni con richieste che ho fatto, ma non si è ricevuta nessuna risposta. È ovvio che abbiamo bisogno di spazi più grandi rispetto a un campo da calcio. Adesso con la nuova disciplina che è venuta fuori, che è il Baseball 5, che permette comunque anche questa di giocare dove non servono più grandi spazi, ma si gioca su una palestra, la vediamo là, praticamente, ecco, questa qua, il prossimo sarà anche il prossimo torneo nostro che faremo, siamo orgogliosi, è la seconda edizione nel 2024 del Baseball 5, che è un torneo internazionale. Ovviamente abbiamo bisogno di trovare delle strutture. Ci stiamo appellando a tutti, oggi grazie, posso dire grazie sicuramente al Ponzano che ci sta dando una mano per far rima. Fa anche rima. Sì, ci sta dando una mano seriamente anche perché noi prossima stagione vorremmo portare avanti anche un campionato femminile come si parlava ancora tempo fa delle donne di portare avanti, quindi faremo un campionato di Serie B che è il softball femminile, praticamente si giocherà a Ponzano. Quindi troviamo collaborazione all'esterno.
L'importante è cercare all'esterno delle mura troviamo la collaborazione. Far capire, ecco, esatto, l'importanza di dare il giusto valore anche a questo sport, a questa disciplina. Aspetta, sì, perché abbiamo Giusy da Treviso, se non mi cade la linea, vai Giusy. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Giusy da Dosson di Casier e volevo salutare la dottoressa Martin, che l'ho trovata un mese fa dentro in casa di riposo a Casale Suicile, che le ho detto che l'ho vista dalla Mirella. Buongiorno signora. Volevo chiedere una cosa, dottoressa. Io ho una gamba con delle macchie ruggidi, diciamo, e sono andata da diversi medici, mi hanno detto che non c'è niente da fare, che è la vecchiaia. E la ringrazio se può darmi una risposta, oppure se devo farmi una visita speciale, perché anni fa sono andata anche a Treviso da una dermatologa che adesso è andata in pensione e mi ha detto che è roba da vecchi, insomma, ecco, io sono datata e volevo sapere la sua, insomma, cosa mi dice, insomma, la sua risposta. La ringrazio. Grazie Giusy, sei diversamente giovane, non datata. Giusy, un'altra cosa la tua. Allora finiamo con Rossi e poi diamo la parola alla dottoressa per rispondere alla nostra Giusy, che stavi terminando, prego. No, è molto interessante, comunque è una cosa che mi fa piacere vedere che ci sono sempre persone che seguono il movimento. Certo. E qua c'è un discorso che abbiamo iniziato ancora tempo fa con Villa Margherita, con l'ippodromo, parlare di inclusione, parlare di non abbandonare questi giovani, quando si parlava anche di baby gang e tutte queste cose qua. Io sto facendo un certo lavoro anche con le scuole e ritengo che sia giusto, che bisogna cominciare veramente a lavorare con i giovani e ascoltare. Facevo un ragionamento prima, nessuno li ascolta, iniziamo ad ascoltare sia i giovani che i vecchi. Diversamente giovani. Ma io comunque, se mi chiamano vecchio, cioè non mi dispiace. No, io non vado proprio no, una se parola, mi chiamano, no. No, se mi dicono anziano, là, allora inizio a dire. C'è la moglie di Francesco che sta sorridendo, perché condivide con la Mirella. No, vecchio, diversamente giovane. No, è più bello. Vai, dai. No, io dico solo una cosa. Ovviamente l'esperienza serve a qualcosa, se noi dobbiamo portare in campo, dobbiamo darci, certo, da fare. Io sto seguendo questo sport, ok, da una vita, ma non è l'elemento principale dello sport, è far conoscere una disciplina sportiva, far capire cosa significa vivere insieme, cose che noi stiamo perdendo costantemente. E dobbiamo riprendere in mano queste situazioni se vogliamo veramente venirne fuori. A me dispiace vedere dei ragazzi che vanno in giro per le strade che non sanno cosa fare. Vai al parco, li vedi che giocano, sono i 4-5, poi nascono praticamente le famose risse che oramai lo sappiamo. Sono tutte cose che io quando li trovo, ho detto già altre volte, quest'anno, passata stagione che ho fatto con le scuole, 700 ne ho girati di alunni, non uno. No, pochi. E di 700 posso dire una cosa tranquillamente, che ne ho avuti 5 fuori dalle righe. Dove che, posso dire anche questo, che 2 hanno anche chiesto scusa alla fine, ma hanno capito, e non ho avuto nessun problema. Abbiamo fatto vedere anche quando siamo andati a Reggio Emilia, manifestazione dello sport mondiale, 2000 persone in campo a giocare, non è successo nulla. Quindi questo significa che se ci diamo da fare, iniziamo a far capire a questi ragazzi e ci danno gli spazi per poter lavorare, che sono determinanti, forse riusciamo a fare qualcosa. Hai fatto bene a dirlo, Giancarlo, molto bene, perché è questo che abbiamo visto, che li abbiamo gli spazi, non è che non ci sono, però devono capire che devono aprirsi di più anche queste amministrazioni comunali. Allora sentiamo cosa, come commenta anche la dottoressa Valentina Martin, lei è anche geriata. Ecco, ma sono veramente così diversamente giovani, ma io quando li guardo negli occhi non sono così. Loro hanno voglia, quello spot bellissimo di queste 3 diversamente giovani che scendono con lo slittino, che si divertono un mondo. Chissà quante a casa, ma rivedendo, dicono anch'io vorrei provare quello. Ecco, li abbiamo forse messi troppo da parte, troppo presto. Abbiamo dei centenari che veramente quando parlano e li intervistiamo da non credere, ricordano tutto. Ecco, cos'è questo diversamente giovane? Dottoressa, lei che si occupa anche di questo. Allora, intanto sono d'accordo col signor Giancarlo per quanto riguarda quello che ha detto sui giovani. Infatti anch'io punto molto sui giovani e anche quest'anno sono state fatte delle iniziative proprio
per cercare, diciamo così, di stimolare i giovani all'attenzione verso le persone diversamente giovani. Ed è stata organizzata una serata all'Istituto Alberini, dove abbiamo parlato di UNCER, abbiamo parlato di prevenzione, e dove questi ragazzi hanno preparato una squisita cena per i nostri anziani. Io credo che l'anziano sia un qualcosa di fondamentale nella catena, diciamo così, generale e sociale di tutti noi, perché l'anziano rappresenta il nostro passato, rappresenta anche il nostro presente e rappresenta anche il nostro futuro. Quindi è fondamentale dare voce sempre all'anziano, renderlo partecipe. Infatti anche nelle varie iniziative che abbiamo fatto c'è sempre spazio per i pazienti, soprattutto appunto quelli più anziani. Loro danno voce con la loro esperienza sia di vita e anche legata alla patologia, e in questo modo riescono a dare delle notizie, a dare degli stimoli anche alle persone più giovani. Quindi è fondamentale assolutamente dare voce e dare luce a questi anziani. E per quanto riguarda la nostra Giusy, che deve rispondere alla nostra Giusy, queste macchie scure? Allora, per quanto riguarda la nostra Giusy, è difficile dare una risposta senza guardare neanche la gamba, diciamo, della signora. Quello che posso dire è che sicuramente le macchie scure, da come lei le descrive, sono tipiche della persona anziana, perché purtroppo c'è un invecchiamento di tutti gli organi e quindi c'è un invecchiamento anche della pelle. E un tempo la prevenzione anche riguardante la pelle era molto meno rispetto a quella che è oggi, aveva meno importanza, e quindi probabilmente i nostri anziani si sono trascurati, e quindi di conseguenza anche la pelle della signora Giusy e di altre persone come lei hanno avuto questi, purtroppo, questi risultati, questi inestetismi. Ecco, è sempre fondamentale però far riferimento agli specialisti del settore, in particolare appunto i dermatologi, che per definizione sono gli specialisti della pelle. Allora adesso andiamo a vedere anche questo video proprio di Villa Margherita, dove Giancarlo Rossi è venuto e ha cercato di far capire l'importanza di queste discipline, ne ha portato due. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo con Giancarlo Rossi. Sono il presidente della Treviso Baseball Soft and Furious e abbiamo sicuramente accettato di poter venire qua con una dimostrazione di baseball insieme con gli amici del Ponzano Baseball, con i quali collaboriamo, e grazie a loro se esistiamo ancora a Treviso. Scusate se dico questo perché è la pura realtà. Niente, abbiamo accolto questa opportunità proprio per dare spazio, per far conoscere il nostro sport, per far vedere che siamo anche presenti in questa realtà. Sicuramente uno sport minore che comunque sta dando, cerchiamo sempre di implementare, cerchiamo sempre di darci da fare, pura passione, e ovviamente il nostro impegno è massimo, ci speriamo veramente di poter raggiungere dei risultati e il prossimo anno di riportare anche a Treviso il softball, ovvero il baseball femminile. Questo è il quanto, oggi speriamo che sia una giornata di festa, vediamo che i ragazzini stanno provando, si stanno cimentando, e comunque a questo punto io darei più che altro la parola all'amico Ennio, che veramente ci ha fatto un favore enorme, e ringrazio veramente col cuore per quello che ha fatto per noi. Salve a tutti, io sono Ennio Sari, General Manager del Baseball Ponzano Veneto Blue Fiori. Noi siamo una realtà da Ponzano ormai da 38 anni, per cui quest'anno siamo su 39. La nostra mission principale è il settore giovanile, per cui noi vogliamo incrementare in modo esponenziale i giovani rivolti a tutti i giovani, anche proprio sfruttando questa manifestazione sull'inclusività, cioè interagire con anche socialità diverse e anche con ragazzi che hanno delle problematiche, in modo tale da dare a tutti la possibilità di fare uno sport. Il baseball è uno sport, il baseball e il softball, che è la parte femminile, sono degli sport completi, che danno la possibilità ai ragazzi di divertirsi e di ottenere delle soddisfazioni sia personali ma soprattutto sociali, cioè nel senso di squadra, tali che possono aiutare l'inserimento in qualsiasi contesto. Se qualcuno non ci conosce,
Basta solo che cliccate Blue Fiori su qualsiasi social o internet e ci trovate, e io spero che queste manifestazioni portino una diffusione del baseball e del softball e del baseball 5, che è l'emergente nuovo, in modo esponenziale, proprio per poter dare oltre l'immagine di uno sport minore, ma portare i ragazzini a fare uno sport che è meraviglioso, e meraviglioso è molto limitativo. Grazie a tutti voi. Diceva giustamente Ennio, per quanto riguarda il Baseball 5 che abbiamo già organizzato a settembre, siamo stati i primi in Italia, scusate, a febbraio di quest'anno abbiamo organizzato il primo torneo internazionale di Baseball 5, dove abbiamo visto la partecipazione di due squadre della nazionale italiana, una slovena, un misto che erano praticamente tra americani e latini. Abbiamo avuto anche la Basilicata, Aosta, una squadra di Verona. Il prossimo anno ci stiamo dando da fare per aumentare ancora il numero, e questa, diciamo, manifestazione verrà riproposta il prossimo anno a febbraio, e ovviamente dovremo la presenza anche di altre squadre straniere di una certa caratura. Baseball 5 è un progetto che si sta portando avanti anche nelle scuole, dove che permette l'inclusione dei ragazzi e dà la possibilità agli studenti, soprattutto una cosa molto particolare, di potersi tesserare con la federazione e avere l'opportunità di partecipare a tornei in maniera particolare, di poter essere scelti e selezionati anche per la nazionale italiana. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Baseball 5 perché? Perché ovviamente non ha bisogno di grandi spazi, non si utilizzano mazze, non si utilizzano i guanti, però rappresenta, è rappresentativo del nostro sport, in quanto le regole sono abbastanza simili. E quindi noi in questo ci crediamo e vogliamo andare avanti, e sicuramente non molleremo mai. Grazie. Non molleremo mai, anche perché gli spazi ci sono, i ragazzi, quelli che abbiamo, ci sono, però bisogna andarli a prendere. Io sono convinta, Giancarlo, che non basta le lezioncine in classe, siamo questi, bisogna proprio prenderli per mano, accompagnarli, intrigarli, fargli provare, perché da soli non arriveranno mai. Ecco, dobbiamo andarli a prendere questi ragazzi, prego. Dobbiamo andarli a prendere, sì, però dobbiamo essere anche visibili. Perché fin tanto che siamo invisibili, noi, faccio un esempio banale, 2016, se non sbaglio, 2017, abbiamo detto ripartiamo con il baseball, bene, campo del prete, siamo partiti da zero, siamo arrivati a 30 e passa ragazzini, nel giro di pochissimo tempo abbiamo iniziato a fare praticamente vari tornei, abbiamo fatto addirittura in quegli anni, abbiamo fatto un internazionale che abbiamo chiamato giù la Slovenia, altre squadre, abbiamo fatto un camp, li abbiamo fatti dormire, li abbiamo dati da mangiare, cioè trovavamo un riscontro costante. Se dopo alla fine, scusami se lo dico brutalmente, i campi vengono dati, non ce l'ho su con nessuno, ad altre società, non mi interessa chi sia, e se parliamo poi soprattutto del livello amatoriale, non li disdegno. Però questi sono ragazzini, noi abbiamo una società che fa agonismo, ma prendiamoci agonismo, e che ha necessità di spazi e sostiene anche dei costi. Cosa diversa invece è quello che succede quando tu hai una società, una SD amatoriale, grandi, che quindi si autosostengono, quindi non hanno problemi e riescono a trovare tranquillamente anche i campi. Cioè, noi dove andiamo? Se io oggi come oggi chiedo un campo a Treviso, mi viene risposto di no, ma non è che lo chieda da adesso, e vedo che ci sono delle strutture comunque che sono libere, ci sono anche dei campi, delle parrocchie che sono là un po' abbandonati, ne vedo qualcuno di abbandonato anche da qualche altra parte che si potrebbe utilizzare, e noi non ci tiriamo indietro, diciamo signori siamo disponibili, li mettiamo a posto, mettiamoci d'accordo, ma diamo la possibilità a questi ragazzi di venire in campo. Noi i ragazzini li abbiamo avuti perché? Perché vedevano altri ragazzini che giocavano, hanno capito che era bello, sono arrivati e là si sono fermati. Alcuni di loro sono stati costretti adesso, negli anni, ad andare a giocare con altre società. Le mie figlie giocano a Castelfranco, grazie a Castelfranco, hanno giocato a Padova. Perché? Perché non abbiamo niente. Allora dico, dove dobbiamo andare? Io sto facendo un grosso lavoro anche per quanto riguarda le scuole. Ci sono i campionati studenteschi, abbiamo avuto una grandissima soddisfazione. Sto guardando qua, ecco, questi ragazzi qua, scuola del Cavallino, mi vengo chiamato, Cavallino Venezia, mettiamo su la squadra di Baseball 5
Non si sa perché, comunque, magari sono stato bravi loro, anzi sicuramente bravissimi loro, abbiamo vinto i campionati studenteschi regionali. Siamo andati a vedere proprio questo video che ha mandato Giancarlo, proprio Giancarlo Rossi, Baseball al mare. Andiamo a vedere così capite anche quell'importanza delle parole che sta dicendo Giancarlo Rossi di questi spazi, di avere la possibilità di avere questi spazi. Ma secondo te perché non vengono concessi? Vediamo, poi lo commentiamo. I'm jealous, I'm over jealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. I can leave you just as fast. Complimenti a Giancarlo e a sua moglie, veramente grazie per quello che abbiamo visto. Però, dottoressa Martin, quello che ho notato, e voglio capire anche da lei cosa sta succedendo, è che vedo molti ragazzini e ragazzine abbastanza cicciottelli, fanno pochissimo sport, lo sport costa, c'è sempre una scusante per trovare la soluzione. Invece dobbiamo far capire l'importanza invece dello sport, del movimento, perché si parlava prima con Giancarlo, non per forza deve essere agonismo, deve essere partecipazione, ecco, deve essere una disciplina, una scuola di vita. Prego, dottoressa.
Sono d'accordo, assolutamente. È importante fin da piccoli che i bimbi, che i ragazzi siano stimolati ad avere appunto un momento dedicato allo sport, allo stare assieme, allo sport di squadra. È una cosa assolutamente fondamentale, ma non solo nei pazienti, nelle persone più giovani, nei ragazzi, nei bambini, ma anche negli anziani. Infatti io nella mia quotidianità, quando li incontro, spesso dico a loro: dovete cercare di fare un po' di movimento, non fare le maratone perché non riuscite a farle, ma fare quello che voi riuscite in base alle vostre possibilità. Tant'è vero che sia quest'anno che l'anno prossimo è stata organizzata una camminata dedicata solo ed esclusivamente ai pazienti portatori di ulcere, e quindi abbiamo trovato un percorso di 1 chilometro e c'erano moltissime persone, chi con la carrozzina, chi col deambulatore, chi con le stampelle, che a seconda di quello che riuscivano facevano vedere appunto che riuscivano a camminare. Ed è stato un momento molto particolare, perché in questo momento loro hanno capito che comunque qualcosa potevano fare, ed è stato dato un messaggio importante, perché quando si parla di salute è importante l'aspetto sicuramente del movimento, accompagnato sempre anche da un sano stile alimentare, che è fondamentale. Allora andiamo a vedere invece questo servizio che riguarda i vaccini. Andiamo a vedere il Vax Day alla Madonnina, poi sentiamo la dottoressa e anche Giancarlo Rossi. Abbiamo avuto alle 14 oltre 550 persone prenotate e altre 120 non prenotate che si sono presentate, e abbiamo fatto anche diverse vaccinazioni a persone del Friuli, che venivano dal Friuli, che hanno saputo e le abbiamo fatte comunque, e dopo anche ad anziani in macchina e persone disabili che non sono riusciti a entrare. Sono arrivati anche da fuori regione alla Madonnina di Treviso per la prima giornata di vaccinazioni contro il Covid organizzate dall'US2. Molti coloro che si sono presentati nonostante fossero senza prenotazione, raccogliendo l'invito dei sanitari a proteggersi di fronte ad un progressivo aumento dei casi. Attualmente negli ospedali della Marca ci sono 6 pazienti ricoverati in terapia intensiva, una decina in semi-intensiva e 18 in malattie infettive. Oltre 180 positivi, tra questi anche 16 medici, 59 infermieri e una quarantina di OS. Ieri sera riunione con i primari delle aree mediche, con il Dipartimento Prevenzione, con le direzioni mediche, con i direttori di distretto, per discutere della riorganizzazione dei posti letto in caso di un ulteriore aumento dei contagi. All'oggi siamo riusciti a isolare sostanzialmente i casi Covid nelle aree mediche senza interferire dell'area chirurgica, dove abbiamo liste d'attesa e dove l'input giustamente del Ministero della Regione e di abbattere le liste attese anche chirurgiche. La riunione è servita anche per approntare possibili soluzioni, laddove vi fosse un incremento delle positività, per la gestione nella fase del post ricovero di quei pazienti ancora positivi ma senza sintomi. Per loro potrebbero essere ricavati spazi all'interno degli ospedali di comunità. Nel frattempo l'invito dell'USD per non appesantire il sistema ospedaliero è sempre quello di vaccinarsi, approfittando anche del prossimo Vax Day in programma domenica 17 dicembre, quando le postazioni verranno triplicate con 3.600 slot aperte tra la Madonnina, il centro vaccinale di via Malombra ad Asolo e nel distretto sociosanitario di via Galvania Conegliano. Abbiamo bisogno di avere posti letto liberi per curare chi sta male, perché chi arriva con il Covid non è nella condizione, ecco, di patologie acute importanti, ma sicuramente occupa un posto letto. Intanto negli ultimi giorni sempre più le persone che sono tornate ad indossare le mascherine. Si consiglia, ma non è obbligatorio ovviamente, negli ambienti chiusi dove si staziona per diverso tempo. Io cito il cinema, come potrei citare una sala riunioni dove ci sono tante persone e restano per più di un'ora, cioè i luoghi affollati dove c'è tanta gente e che ovviamente permane per tanto tempo. Allora, dottoressa Martin, abbiamo sentito anche ieri la Madonnina veramente ha avuto un afflusso molto alto di persone che hanno fatto il vaccino del Covid, molti avevano fatto solo l'antinfluenzale, specialmente i diversamente giovani. Cosa ci dice, dottoressa Martin? Devo dire che bisogna vaccinarsi assolutamente, perché comunque c'è stato un aumento importante purtroppo delle infezioni da Covid, e quindi la vaccinazione è sempre un aiuto, è sempre una protezione in più rispetto a non farla. E quindi naturalmente seguo la scia del direttore generale, che suggerisce naturalmente di vaccinarsi e di cercare di mantenere
nei luoghi chiusi, soprattutto l'utilizzo della mascherina. Ed è molto interessante il dato che il direttore ha portato, che molte persone del Friuli si sono venute a vaccinare in Veneto. Questo è un indice molto della vicinanza delle due regioni che anche la Simitu Veneto sta portando avanti. Infatti stiamo mettendo i primi semi per fare in maniera che esista una sezione Simitu Veneto, Simitu Friuli, quindi una sezione interregionale, proprio per dare l'idea della collaborazione e del fatto appunto che anche i servizi dedicati appunto a questa patologia saranno comuni e condivisi. Dottoressa Martin, che idea si è fatta lei? Come mai questi diversamente giovani, non tutti, ma una buona parte, ha paura di fare il vaccino del Covid? Cioè l'antinfluenzale è stato fatto, abbiamo visto anche i numeri e sentiti veramente dei numeri importanti. Sul Covid invece c'è ancora perplessità. Come mai secondo lei, dottoressa Martin? Io penso che sia stata data una brutta informazione, nel senso che purtroppo i media sono diciamo così dei servizi estremamente importanti, però tante volte troppe informazioni e troppo spazio dato a persone che magari non hanno particolari competenze sull'argomento hanno creato una certa confusione. La vaccinazione comunque è come posso dire, uno strumento protettivo molto importante e quindi ad oggi l'anziano in particolare ha confusione su questo argomento, non sa più a chi credere perché comunque la televisione, i media, i social parlano tanto e troppo. Io penso che bisogna sempre affidarsi comunque a degli esperti e sempre comunque affidarsi alla scienza. Allora adesso andiamo a Cittadella, visto che abbiamo anche uno sportivo e uno sportivo d'eccellenza, andiamo a vedere invece a sentire cosa è successo con questi insulti all'arbitra. Andiamo a sentire. Devi fare la fine di Giulia Cecchettin e ancora insulti sessisti rivolti a una giovane arbitra 17enne durante una partita di basket. Quanto accaduto domenica sera a Camin, Padova, durante il match di campionato di pallacanestro Under 17 ha travolto come un ciclone il Cittadella Brenta Gunners. Il tifoso che ha pronunciato quelle frasi vergognose è infatti il papà di un giocatore della società dell'Alta Padovana. Abbiamo deciso di allontanare questa persona da tutti i nostri eventi e questo era nelle nostre facoltà e sicuramente chiediamo scusa all'arbitro e alla sua famiglia per quanto accaduto, mai ci saremmo aspettati che potesse succedere una cosa del genere. Una dura condanna del gesto arriva anche dal comune di Cittadella. È per esprimere la vicinanza all'arbitro e alla famiglia dell'arbitro per questo increscioso episodio e soprattutto per prendere le distanze, perché la società è una società seria. È corale, insomma, la condanna e a quanto si è appreso già durante la partita altri genitori, agghiacciati dalle parole pronunciate dall'uomo, lo avrebbero richiamato. Anche la giustizia sportiva sta facendo il suo corso, inflitte due giornate di squalifica alla società, che intanto sta pensando anche all'avvio di un percorso di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Non nascondo che è stato molto difficile, ci siamo trovati in una situazione che mai avremmo potuto immaginare. Stiamo provando a vedere se c'è la possibilità di invitare l'arbitro in consiglio comunale per esprimere la vicinanza del consiglio e quindi della cittadinanza. Nessuna scusa, la società è ancora arrivata dal diretto interessato che si è limitato a prendere atto del provvedimento di allontanamento senza però dimostrare alcun pentimento. Intanto si è appreso che anche la polizia di Padova si è mossa. Il questore ha attivato tutti gli uffici competenti, Digos e Anticrimine, che stanno indagando sul caso. Non è escluso che il tifoso venga colpito dal DASPO. Allora, Giancarlo Rossi, abbiamo sentito veramente una cosa raccapricciante, non è neanche possibile immaginarla, ma soprattutto, ma chi se ne frega, rimanere nelle proprie posizioni. Per fortuna che gli uomini cominciano a muoversi, hanno cercato anche di isolarlo, queste persone che partecipavano a questa competizione. Ecco, cosa ti senti di dire? Come commentare dopo quello che è successo? La fatica che stiamo cercando di far capire l'importanza veramente di avere il rispetto massimo per questa figura femminile che anche ieri ne
stata ammazzata un'altra, perciò non c'è niente da fare, bisogna continuare a insistere, però siete anche voi uomini, ma soprattutto persone che dovete fare un passo in più. Prego. Ma il passo in più, io sono d'accordo che bisogna fare il passo in più, io parto da un fatto proprio di rispetto iniziale, dialogo, quello che serve. Quello che sta succedendo è una cosa ormai risaputa da tempo, cioè forse oggi si sta dando più notizia, giustamente, perché è ora di finirla. Poi vedere atteggiamenti o comportamenti di certe persone, la mamma degli imbecilli è sempre incinta e qua è più prolifica che mai. Ho capito, ma fa dei danni incredibili. Ma i danni vengono fatti, Mirella, dal mio punto di vista, io coinvolgo gli uomini, ma quando si parla di sport, ci si rende conto che allo stadio, quando si va a uno stadio a vedere una partita, ci sono quattro deficienti che incitano il pubblico senza neanche guardare la partita? Scusa se ho detto deficienti, per non offendere gli occhi deficienti, era comunque. Senti di quelle cose nei campi, che sì, c'entra il discorso della donna, è molto importante, manca la cultura. Noi abbiamo perso l'idea della cultura, l'educazione, cosa sia la famiglia, abbiamo perso completamente, è inutile che ci giriamo attorno. Se un genitore che è talmente sfegatato, io lo vedo in campo, mio figlio è un campione, tuo figlio non è nessuno, sei te che sei stato un fallito nella vita, non hai mai raggiunto niente, vedi tuo figlio e speri che tuo figlio riesca a raggiungere qualcosa, speri, e ti atteggi in questa maniera, segalo, spaccalo, sai quante volte si sente dire? Allora, d'accordo sulla donna, sono perfettamente d'accordo, bisogna cambiare, anche noi uomini ci dobbiamo mettere in testa che forse è arrivato il momento di, con certi pensieri o certe frasi, di piantarla, perché sembra abbastanza normale. Voglio comunque dire una cosa, la libertà è di chiunque e la libertà va rispettata, appunto. Sentiamo la dottoressa Martini, ecco, come donna, come commenta questa arbitra, poveretta, guardate, veramente è una roba allucinante, proprio in questi giorni, poi con quello che è successo, con quello che è stato fatto e detto, ecco, ho capito che lei, la mamma degli imbecilli, è sempre incinta, come ha detto Giancarlo Rossi, ma non ne possiamo più, dobbiamo anche cercare veramente di mettere all'angolo queste persone, che poi alla fine sono poche rispetto a quelle brave, ma fanno dei danni incredibili, ne basta una per fare un danno incredibile a tante persone. Prego, dottoressa. Anch'io sono senza parole davanti a questi episodi che purtroppo sono ancora troppo frequenti. Quello che io mi sento di dire è che probabilmente c'è una crisi anche delle famiglie e che dobbiamo insistere nelle famiglie, nei ragazzi giovani, e che i genitori devono cercare di insegnare fin da piccoli ai maschi e comunque anche alle femmine il rispetto per l'altro, il rispetto per il diverso, perché i problemi spesso nascono dalle famiglie. Dalle famiglie poi i ragazzi vanno alle scuole e quindi è fondamentale che anche nelle scuole, nelle istituzioni ci sia una sensibilità verso questi argomenti. E poi è importante che anche noi, nella nostra quotidianità, io come donna, per esempio, cerco di non farmi mettere i piedi in testa, perché è una cosa fondamentale. E tutte quelle che sono come me, appunto, e che lavorano nella loro quotidianità, che usano, tra virgolette, la loro vita per aiutare gli altri, devono cercare sempre, secondo me, di avere voce e non avere paura di esprimere se c'è qualche problema, assolutamente. Perché è importante sempre chiedere aiuto. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, adesso andiamo a Venezia, vandalizzato, simbolo donne. Poi non ci facciamo mancare niente, ci mancava anche questo, andiamo a vedere. No, non è possibile. A solo poche ore di distanza dai funerali di Giulia nella Basilica di Santa Giustina a Padova e dalle parole del papà Gino, qui in piazza 4 novembre a Maerne di Martellago è stata completamente devastata l'installazione posizionata in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Le scarpette rosse sparpagliate ovunque, la carta che ricopriva i cubi su cui erano posizionate strappata, la targa sulla panchina rossa scarabocchiata. L'opera era stata realizzata dalla Proloco di Martellago con tanto di flash mob realizzato dai bimbi delle scuole locali il giorno dell'inaugurazione. Ma i responsabili hanno le ore contate perché sono stati immortalati da una delle 100 telecamere posizionate dal comune.
Alle 23.09 si vedono queste due persone, si sembra una ragazza e un ragazzo, che prima di fare questo gesto addirittura si sono fatti un video. Spero che questo video sia nei social, così riusciamo ancora prima a prenderli e poi a punirli. Il sindaco è determinato a trovarli, anche cercando in rete il video che potrebbero aver pubblicato. Voglio capire chi sono, appunto, per chiedere ma perché l'avete fatto, soprattutto due giorni del funerale di Giulia, di tutte le donne assassinate nel mondo. Veramente un gesto veramente crudele, crudele che non ha senso. Soprattutto dopo anche le parole del papà di Giulia con quel testo che ha letto, dove dice che il passato sicuramente non si può cancellare, ma il futuro deve cambiare. Un gesto che fa male, perché l'installazione rappresentava non solo il simbolo, ma il pensiero di una comunità. Dobbiamo partire a punire da questi piccoli, virgolettato all'ennesima potenza, gesti per poi evitare di rivedere sempre gli scenari che purtroppo stanno diventando troppo frequenti. Allora, Giancarlo Rossi, ecco, come avete visto è un servizio che deve far riflettere. Ecco, il problema è che poi tanto sanno che non mi faranno niente, a parte una lavata di capo dai genitori, magari anche dagli insegnanti, ma finisce là, e se ci sono danni pagheranno i genitori. Ma io quello che voglio capire è che bisogna cominciare a punire severamente questi atti incredibili proprio in questi giorni, poi neppure per il rispetto di queste famiglie, della Giulia, che è veramente una roba che ha scosso tutto il paese, non solo, si continua a vedere queste gesta. Prego. È un'indecenza, cioè un'indecenza. Perché non è possibile, cioè veramente si è senza parole. Certezza della pena, sì, è ora di finirla. È ora di finirla, cioè con il buonismo, scusami, perché non ne posso più. Si schianta a 200 all'ora, era un bravo ragazzo. No, scusami, quello è un pirla, punto. Cioè, scusami il termine, perché non ci sono altre. Gente che commette certi reati, fa certe cose, cioè questi io li considero reati, deve essere punito. La pena deve essere certa, troviamo una forma di come penalizzare, di come fargli scontare la pena, facciamogli lavare le stalle, le strade, mettiamoli dove vogliamo, ma gli dobbiamo far capire che questo non è vivere, questo non è rapportarsi con una società, confondendo, scusami un attimo, l'amore col possesso, che sono due cose diverse, forse tante cose che succedono non per amore, ma per possesso. E quindi dobbiamo anche smettere e far capire che il possesso non significa niente sotto un certo aspetto, ok? Quindi dobbiamo pensare se rispetto l'altra persona, l'amore significa che ti lascio andare, hai fatto la tua scelta e lo faccio per amore. Se penso che sei una cosa mia, non lo farò mai. Quindi c'è anche questo concetto che andrei a togliere. Però la pena deve essere certa. Cioè noi non possiamo continuare ad andare avanti e giustificare. E purtroppo succede anche che determinati ragazzi, ragazze, commettono comunque dei reati o comunque fanno qualcosa, alla fine vengono giustificati dai genitori. Succede anche questo. Allora, dobbiamo rivedere la famiglia, cosa dobbiamo fare? Iniziamo a mettere le cose a posto. Forse si era troppo vecchi all'epoca perché avevamo i genitori bacchettoni, qualcosa ci hanno insegnato a vivere in comunità, ci hanno insegnato a vivere in sociale. E soprattutto ci devono anche essere delle pene, cioè sì, sicure. Ma a parte pene bisogna anche iniziare a vedere meno ragazzi nelle strade che non fanno niente o anche atti di vandalismo, e magari più trovare dei posti, ad esempio anche con le discipline sportive, ecco, nei dopo scuola, cercare di intercettare questi ragazzi, questi ragazzini, perché veramente, come ho detto prima, ne basta uno per sconvolgere tutta la comunità con questo sindaco che veramente dice adesso vedremo, hanno le ore contate, però è la certezza della pena che forse manca anche per questi ragazzini, non se ne può veramente più, dobbiamo veramente in qualche maniera dire basta e fermarli. Cosa ne pensa, dottoressa Martin? Ok, che lei ha perfettamente ragione, a me dispiace, io sono basita davanti a queste cose che succedono, soprattutto non riesco a capire il perché queste persone si comportano così, che cosa ci trovino nel fare del male agli altri e nel distruggere dei simboli che sono importanti per la nostra società. Perché io credo, come giustamente prima lei diceva, che la morte di Giulia e di tutte le persone che hanno preceduto Giulia sia una cosa che abbia sconvolto e toccato i cuori di ognuno di noi.
e quindi il simbolo della panchina, il simbolo delle scarpe, sono dei simboli che ci fanno riflettere camminando, guardando, e non riesco a capire il perché queste persone giovani abbiano potuto fare questa cosa. Probabilmente è sintomo di un disagio che c'è, ripeto ancora, della mancanza dei valori forti che un tempo erano più evidenti rispetto ad oggi. Mi dispiace veramente molto per questi giovani, perché comunque voglio dire, crescere è difficile. Tutti noi abbiamo delle delusioni, tutti noi ce le abbiamo avute, tutti noi ce le abbiamo, però il fatto di avere, come posso dire, dei valori ci può aiutare ad andare avanti, perché anche le delusioni ci aiutano a crescere. E quindi probabilmente questi ragazzi non sono più abituati ai no, non sono più abituati a tante cose che probabilmente danno fastidio e che creano un disagio interiore. Vede, dottoressa Martini, io penso anche una cosa, che sbagliare è umano, ma perseverare è veramente diabolico. Dopo tutti i messaggi che abbiamo dato in questi periodi, trovare ancora questi ragazzini o ragazzine che si permettono di fare questo, va veramente riflettere. Qui stiamo parlando i valori, stiamo parlando le radici, proprio veramente sono scomparse le radici, la nostra storia di tante donne che non ci sono più, proprio a causa di questo modo anche di vedere il rispetto, i valori del rispetto, dell'etica. Ma avete visto cosa è successo in Parlamento? Continuiamo a vedere queste cose incredibilmente devastanti come messaggi, e cosa si fa? Si continua con il buonismo, come diceva Giancarlo. È una bravata, è l'età, e non sanno quello che facevano. Eh no, è troppo comodo, non sapevo quello che facevo. E lo sai, e come che lo sai cosa facevi, con tutti i messaggi che abbiamo cercato di mandare. Allora, grazie alla dottoressa Valentina Martin, presidente Simitu Veneto, grazie veramente. Giancarlo Rossi, come ci saluti? Ti saluto in una maniera molto semplice, certo ci rivediamo, io non mollo mai, perché questo non lo farò mai nella mia vita, finché c'è vita c'è speranza, ma comunque una cosa volevo dire, forse sarebbe da comunicare meno social, meno emulazione da parte dei giovani, e forse la smettiamo anche di fare delle puttanate in giro in quella maniera, perché è solo una maniera per farsi vedere. E signori genitori, ascoltate i vostri figli ogni tanto e provate a sentire cosa hanno da dirvi, che quello che succede lo fanno soltanto, forse anche per mettersi in mostra, perché nessuno li sta ascoltando. Ma soprattutto anche quando vediamo e si vedono anche, come dici tu, nei campi dello sport, questi individui che si permettono anche a livello verbale fare situazioni, io penso che le persone devono prendere questa persona e isolarla, chiamare le forze dell'ordine e isolarla. Ecco, qui qualcuno si deve mettere in gioco ed è tutta la società, la comunità che deve fare questo. Grazie anche a Giancarlo Rossi, presidente Baseball Treviso. Grazie pubblicità. Altri due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il maestro Giuliano Carella, direttore artistico dei Solisti Veneti, che ringrazio veramente tanto di essere qui con noi questo sabato. Buongiorno. A Sveglia Veneti. Saluto anche il dottor Tullio Franceschini, psichiatra. Grazie dottor Franceschini anche a lei di essere qui. Abbiamo visto, buongiorno a tutti, abbiamo visto delle cose incredibili. Dottor Franceschini, ci spieghi cosa sta succedendo, perché con tutti i messaggi che abbiamo dato, che abbiamo cercato di dare, gli esempi buoni, questo genitore e questa sorella, fratelli che ce l'hanno messo tutto per far capire l'importanza del rispetto, il rispetto del prossimo, poi troviamo questi atti di vandalismo, queste parolacce, questi insulti a questa arbitra donna. Ma cosa sta succedendo? Ma allora i messaggi come vengono ascoltati o non vengono neppure ascoltati? Perché a questo punto, prego dottor Franceschini. Guardi, mi coglie un po' impreparato, perché io pensavo di parlare del caso di Biscaro. Ecco, quindi parliamo anche di quello, non si preoccupi dottore, parliamo anche di quello. Però volevo proprio un suo pensiero su quello che sta succedendo.
Dunque, allora, se vogliamo dire il pensiero, io credo che questi episodi tristissimi vadano inquadrati in un'ottica molto più ampia e soprattutto non debbano avere a che fare con l'incitazione, se non all'odio, al contrasto, alla scissione tra buoni e cattivi e cose simili. Fondamentalmente quello che sta succedendo, dal mio punto di vista, è un aumento gravissimo, pericolosissimo, dei livelli di aggressività, non specificatamente purtroppo solo nei confronti delle donne, ma a livello globale. Io ho sentito gli ultimi minuti della persona intervistata in precedenza, che ha detto una cosa molto interessante che tutti possono osservare. Provate ad andare al bordo campo di un campo di calcio piuttosto che di qualsiasi altro sport, nel caso specifico del basket, e provate ad ascoltare le incitazioni dei genitori. Cioè, in certi casi, a prescindere dal discorso pazzesco questo qua di Giulia, insomma, che comunque mi sembra un tizio che chiaramente ha dei problemi, ecco, ma indipendentemente dal caso specifico, cioè, i genitori incitano all'odio. Spessissimo gli allenatori non sono persone che ci tengono ad avere dei ragazzini che giocano insieme, che stanno insieme, che sono felici, ma vogliono a tutti i costi avere dei ragazzini che vincono. Purtroppo questo è il messaggio culturale ed affettivo che predomina nella nostra società, ma non solo in Italia. Cioè, guardate che noi in Italia, per esempio rispetto agli omicidi, siamo in un paradiso. Uccisi in Italia, maschi e femmine insieme, se ne parlo di omicidi in generale, è molto bassa, è una delle più basse del mondo. Cioè, forse non ci rendiamo conto che in altri paesi del mondo la gente vive barricata in case che sono di fatto dei fortini. Tagliano le piante in giardino perché hanno paura che il delinquente si nasconda dietro la pianta e che per pochi soldi li uccida. Quindi il discorso è ovviamente un discorso che ha a che fare con l'aggressività. L'aggressività non è uomo, come qualcuno vuol far intendere. Questo crea odio, crea scissione tra le persone. L'aggressività è un problema asessuato e gravissimo che va affrontato a tutti i livelli. Prima di tutto sociale, che quello sicuramente è il livello in cui è più facile affrontarla, l'aggressività dal punto di vista sociale. Facile ma difficilissima, perché guardate io non ho la televisione, quindi diciamo sono un testimone, diciamo, come dire, da ristorante, da pizzeria, ecco, ma se voi guardate le trasmissioni sono piene di odio, di aggressività. Cioè, non c'è una discussione tranquilla, un'esposizione di due pareri che possono essere diversi, ecco, perché io sto esprimendo il mio parere e può essere giusto o sbagliato. Poi pensavo, come ho detto, di parlare di fatti, ma allora, parlando di fatti su quel discorso di Fabrizio, ovviamente lì mi baso su dati più certi, più scientifici. E poi, sempre tornando alla televisione, c'è una spinta al vincere totalmente antieducativa, e noi tutti siamo così. Perché, per esempio, prendendo un esempio recente, quello del Skinner, cioè, io mi sono trovato con delle persone che non hanno mai guardato il tennis, che si sono messe a guardare il tennis. Dico, ma non giocate a tennis, odiate il tennis, e poi improvvisamente vi mettete a guardare il tennis. Ma come mai? Perché? E sembra impossibile, ma il vincitore, io guardi, sono ben felice che lui abbia vinto, non ho niente contro di lui, è chiaro, io non è che divido il mondo, cattivi e buoni, come dire, persone vincenti e persone perdenti, assolutamente, casomai è il contrario, ma quindi si sono messi a guardare solo perché lui vince,
Dico, ma se ti piace il tennis lo guardi, anzi, più che guardarlo, io consiglio a tutti, giocatelo. Non state davanti alla televisione, mi dispiace per lei che stia alla televisione. Va bene, dottor Franceschini. Sì, però vede, dottor Franceschini, il problema è che bisogna fare anche prevenzione per sé, perché non vorremmo arrivare a quel punto dove ha spiegato benissimo lei che sono barricati in casa. Mi sente? Un attimo il discorso. Perché, sì, la sento bene. Ecco, allora volevo capire anche col maestro Carella. Poi le ridò la parola, dottor Franceschini, perché purtroppo il tempo è tiranno e devo correre un pochino. Il maestro Carella, quello che non avviene invece nel mondo dell'arte, nel mondo della musica, vediamo questi concerti meravigliosi nel silenzio assoluto, nel rispetto del direttore d'orchestra, dell'orchestra, ma anche delle persone che stanno ammirando e godendo di questa musica meravigliosa, di questa bellezza, di questi teatri. Ecco, forse è questo il grande problema, la cultura. La cultura, prego. Sicuramente lei ha ragione, il problema è un problema culturale essenzialmente, e quello che noi cerchiamo di fare è veramente di portare l'arte, di portare la musica, di portare questo tipo di attività ideale, a contatto del nostro pubblico, a contatto dei giovani, e perché chi fa arte, chi fa cultura è sicuramente un essere migliore. E quindi l'invito a tutti noi è quello di andare ai concerti, è quello di ascoltare musica. Noi con i solisti veneti stiamo cercando di fare tutta una serie di concerti ambientati in luoghi bellissimi, dalla villa di Masera ai beni del FAI, perché noi pensiamo insieme ai nostri musicisti che questo legame tra la musica e la bellezza aiuti moltissimo l'animo. Io dico sempre che un musicista è una persona buona di fondo, qualcuno che dedica la propria vita all'arte dei suoni ha uno slancio ideale che è estremamente importante, ed è a questo slancio ideale che noi dobbiamo rifarci, perché la musica è qualcosa di importante. Per esempio, una cosa che stiamo facendo molto, io penso molto bella qui a Treviso, abbiamo appena fatto il Barbiere di Siviglia, unendo due realtà musicali straordinarie del nostro territorio, cioè l'orchestra di Padova e del Veneto e i solisti veneti. E questa collaborazione, perché tra musicisti è fondamentale avere collaborazione, avere sinergia, andare insieme nella stessa strada, è stata veramente premiata. Ieri sera abbiamo fatto una prima che è andata benissimo, ma mi piace ricordare il fatto che la prova generale sia stata seguita in diretta al teatro da più di 600 giovani delle scuole medie e delle scuole superiori, che hanno assistito allo spettacolo veramente in maniera entusiastica, si sono comportati benissimo, e alla fine quello che era veramente l'applauso, la gioia, l'entusiasmo che veniva da questi giovani è stato qualcosa veramente di gratificante. Quindi la musica, l'arte, la cultura aiutano, e l'educazione sicuramente ci porta in questa direzione, e noi speriamo che ci sia sempre più posto per la cultura, perché la cultura è fondamentale per la formazione di ogni essere umano. Direttore, forse è anche il luogo, nel luogo che mi trovo, la bellezza, l'arte, il silenzio, l'attenzione, che non mi permettono di fare certe cose che magari potrei fare in altri luoghi. È anche il contesto dove io sto in questo momento. Cosa dice? Sicuramente sì, sicuramente sì. Anche se c'è da dire che, per esempio, quelle che sono un tipo di manifestazioni, per esempio, soprattutto nel periodo estivo, che vengono portati in luoghi non specificatamente deputati all'esecuzione della musica classica, penso agli spazi aperti, anche quelli aiutano in verità moltissimo. Noi, per esempio, parlando dei solisti veneti, ma naturalmente ci sono
sono sul territorio in regione molte altre cose bellissime. In estate suoniamo all'aperto, abbiamo fatto un concerto con Paolo Fresu, per esempio, che è stato seguitissimo al Palageox a Padova. E tutte le estati, adesso che stiamo aspettando che venga rimessa in funzione la vecchia struttura del carcere, che è stata dedicata invece all'arte, ci organizziamo in Piazza degli Eremitani. Non sono dei luoghi deputati alla musica, però sono dei luoghi che avvicinano la cultura, avvicinano al nostro grande repertorio e formano un pubblico di... La violenza e la bellezza che si uniscono per cercare di dare dei messaggi positivi. Allora andiamo a vedere proprio il processo a Biscaro, omicidio Campeol, e poi lo commentiamo col dottor Tullio Franceschini. Capace di intendere e volere al momento dell'omicidio. Lo ha stabilito la superperizia presentata in tribunale dallo psichiatra Roberto Lezzi. Dopo le diverse consulenze contrastanti, ora la decisione finale. Il processo a carico del reo confesso Fabrizio Biscaro, 35 anni, continuerà. La prossima udienza è l'11 dicembre, dove verranno sentiti i vari testimoni. L'omicidio era avvenuto il 23 giugno 2021 a Moriago della Battaglia. Elisa Campeol, 35 anni, di Pieve di Soligo, fu uccisa mentre stava prendendo il sole sul Piave, pugnalata senza pietà per 20 volte. Il killer poi le aveva tagliato un orecchio e con il trofeo nello zaino si era presentato dai carabinieri. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso, fino ad ora è rimasto in una struttura psichiatrica criminale a Verona. Ed eccoci qua nel campo del dottor Tullio Franceschini, psichiatra. Ecco, questo sguardo terribile veramente che mi impressiona, io l'ho sempre detto. Ecco, questo numero di coltellate, 20, sto 20 che continuiamo a sentire. Prego, dottor Franceschini. Beh, dunque, diciamo che per quanto riguarda lo sguardo, quello è uno sguardo. In realtà non è il suo sguardo più tipico. Lui è una persona di fondo assoluto, non lo dico io, l'abbiamo visto in tanti ormai, è una persona assolutamente dimessa, direi quasi spenta, rallentato anche dal punto di vista psicomotorio, un po' per i farmaci ma un po' anche per sua natura. Lui è un sottomesso, non ha lo sguardo assassino che si vede in quella foto. Quella foto chiaramente distorce una sua realtà, la realtà, ecco. Poi la perizia del dottor Lezzi, contrariamente a quello che dice il servizio, non è definitiva. La perizia del dottor Lezzi è un'ulteriore perizia rispetto alle altre 4-5 che sono state scritte, comunque 5 pareri, ecco, cioè quello del perito della difesa, il parere del perito, del consulente del pubblico ministero, della parte civile e del direttore della REMS, ecco. Infatti questa che è chiamata superperizia è stata richiesta perché c'è stato un contrasto tra i pareri dei primi 5 periti che l'hanno visitato. Però non è un parere definitivo, perché non c'è nessun parere vincolante che vincola il giudice. Il parere del perito resta un parere, poi il giudice decide, quindi assolutamente non è definitiva. È un parere che vale tanto quanto il mio e tanto quello degli altri. Poi bisogna vedere chi ha ragione. Ecco, e qua torniamo al discorso che un conto è dire quello che si pensa e un conto è parlare dei fatti. Ecco, allora, i fatti dicono chiaramente alcune cose, e cioè che il soggetto era un paziente psichiatrico, psichiatrico che nel corso della sua vita, cioè dopo il 2017, è stato ricoverato ben 4 volte in psichiatria, e in queste 4 volte, 2 volte ha tentato il suicidio e una volta era stato catatonico, quindi significa che era praticamente aveva il corpo paralizzato, ma per motivi psichici, non per una malattia. E il quarto ricovero non era diciamo particolarmente grave, ecco. Poi era stato accolto in una comunità terapeutica psichiatrica ed era stato avviato un programma di reinserimento lavorativo. Perché? Perché il soggetto, dopo, alla fine del 2017, purtroppo aveva avuto questo crollo
franato da un punto di vista lavorativo, che era una delle poche cose sane che aveva, purtroppo era un piccolo artigiano, però per suo carattere, un po' arrivata la crisi, per suo carattere non riusciva a farsi pagare, è franato e da quel punto là ha tentato il suicidio e ha avuto tutta una storia psichiatrica di 4-5 anni e una storia psichiatrica seria, quindi lui è un paziente psichiatrico grave e questi sono fatti e non chiacchiere. Com'è la situazione dal suo osservatorio, dottor Franceschini? Ecco, perché si sente dire non sono pazzi, capaci di intendere e volere. Sa, noi non siamo addetti ai lavori, vorremmo anche capire perché facciamo fatica, siamo nella confusione totale. Ecco, ci spieghi un pochino, perché veramente gli ho invitata per quello, perché facciamo confusione e non riusciamo più. Intanto queste persone non torneranno più e per le loro famiglie è devastante questa cosa. Ecco, la certezza della pena che non si sa quando arriverà, se arriverà e in che forma. Ci sono tante cose, però sono dei lutti terribili, prego. Ma certo, me le sta mettendo tutte insieme, giustamente, anche il discorso della certezza della pena, ma lì apriamo un capitolo enorme, come il discorso del lutto, che non c'è solo il lutto della povera ragazza che è stata coltellata in riva al Piave, e guardi che è una cosa terribile, perché poteva capitare a qualsiasi persona, ma stiamo parlando anche della famiglia di Fabrizio, che comunque vada, l'ha perso praticamente per sempre, perché da una parte o dall'altra lui insomma avrà delle misure di sicurezza, quindi non, vabbè, vedremo insomma. Ecco, il problema è questo, che noi italiani possiamo essere orgogliosi di essere figli del diritto romano. Allora, il diritto romano prevede che non siamo la barbarie di altri posti, ed è barbarie sul serio, si prevede che ogni persona abbia diritto ad avere la giusta pena, e la giusta pena dipende da alcuni fattori, tra cui la capacità di intendere e volere. Allora, in ogni caso, per esempio anche in quello più recente di Fabrizio, bisogna per forza accertare se lui era capace di intendere di volere. Guardi, a scanso di equivoci, in quel caso lì, a occhio, cioè dico, sto dicendo quello che penso, non quello che ho potuto verificare, e non mi fido di quello che ho sentito alla televisione e sui giornali, a occhio secondo me lui era capace di intendere di volere anche se stava male. Chiudiamo il capitolo Fabrizio, perché altrimenti ci perdiamo. Invece, comunque in tutti i casi bisogna accertare, perché c'è l'omicidio premeditato e c'è l'omicidio che viene commesso in uno stato di incapacità di intendere di volere. Che cosa significa? Dico per le persone che ascoltano e che non se ne intendono. Significa che non è giusto condannare una persona che non sapeva o non capiva esattamente, adesso mi spiego un po' in modo molto rapido e così semplificativo, quello che stava facendo. L'esempio tipico è quello di un bambino che prende il fucile che il nonno sta pulendo, spara e uccide il fratello o il padre. È chiaro che un bambino non voleva uccidere il padre o il fratello, per cui non è imputabile, perché non ha la capacità di intendere e volere. Allora, ci sono delle persone che, adesso semplifico al massimo, sono in tale stato di mente da ridursi un po' come quel bambino, e quindi non è giusto che abbiano una condanna come le altre persone. È giusto che abbiano una condanna che prevede altre cose, tipo le misure di sicurezza, che poi è quello che adesso sta succedendo a Fabrizio e che non succederà, secondo me, aspetti che adesso sto confondendo i nomi, dunque uno si chiama Fabrizio e l'altro non mi ricordo più come si chiama. Filippo. Ecco Filippo, che è quello che secondo me non succederà a Filippo. Comunque, in questo caso specifico, qual è la perché c'è stata questa super perizia? Ecco, perché i vari periti hanno espresso pareri diversi, tre e mezzo, diciamo, in un senso, e uno e mezzo in un altro, perché uno è stato un po' così, ecco, poco chiaro, diciamo. E abbiamo Livio da Padova, dottor Franceschini, se non mi cade la linea, poi continuiamo, vai Livio. Elena, ciao, un saluto al tuo ospite. Buongiorno, ciao. Io sono qui che mi chiedo perché il nostro Presidente della Repubblica non ha concesso la grazia a Cesare Onichini, e che... Livio, sento la televisione ma non le parole, abbassa la televisione. Non sento più niente. Sì, pronto, sì. Sì, che era...
Sì, certo. E penso, una cosa che mi ha veramente sconvolto questa. Io vorrei sapere, avere una ragione per cui non è stata concessa la grazia a questo Onichini, che è stato una vittima dei suoi ladri, persecutori, eccetera. Ecco. E vorrei sentire un parere anche dei tuoi ospiti, grazie. Grazie Livio, poi daremo la risposta col dottor Franceschini, vorrei che intervenisse anche il maestro Giuliano Carella, ecco, per alleggerire anche questa tensione che sono convinta anche a casa stanno provando. Non è così facile come l'esperto che abbiamo, il dottor Tullio Franceschini, a capire quando vediamo e assistiamo a queste cose, indipendentemente da quello che si legge o quello che si vede, quello che si prova. Ecco, queste ragazze, soprattutto queste persone che non torneranno più, devastate nel corpo, devastate nella mente, le loro famiglie, e che con una giustizia che non si capisce bene, dopo tutti questi esperti, se è proprio giustizia o se è qualcos'altro. La fortuna di trovare delle persone in gamba, perché nonostante i giudici, psichiatri, medici, ognuno ha il proprio modo di pensare, il proprio cervello e la propria ragione, però quello che è veramente a casa, che si prova nella perdita così traumatica e devastante per questi figli, io non so come descriverla. Ecco, queste persone che, come dice Livio, qualcuno a casa dice ma perché non liberiamo nonostante gli omicidi. Ecco, forse l'arte, la cultura aiuterà molto i giovani se iniziamo a fargli fare dei percorsi alternativi molto importanti. Cosa dice dottore? Ma sicuramente io condivido lo sgomento di tutti avanti a questi fatti di cronaca che ci hanno colpito in modo particolare in questo momento. Poi naturalmente è un ambito delicatissimo che riguarda la medicina, la psichiatria, riguarda la giustizia, per cui è un ambito estremamente delicato. Noi fortunatamente agiamo in un ambito diverso, e questo ambito diverso, io sono sicuro, come si diceva prima, che nonostante tutto aiuti tutti noi a essere migliori. L'arte, non parliamo della musica, parliamo per esempio delle grandi mostre che vengono organizzate e che sono frequentate in maniera straordinaria. Il fatto di andare in un museo a godere di una grande opera d'arte è qualcosa che veramente arricchisce lo spirito. E arricchisce lo spirito il fatto di andare in un concerto, di sentire un brano di Vivaldi, un brano di... Che vorrei sentire, ma non mi sa che non abbiamo neanche un video, è arrivato in ritardo. Purtroppo non siamo riusciti a inserirlo, la televisione dei tempi particolari. Io quello che dico, la invito ancora. Ma con piacere. Tra l'altro, parlando con il dottor Franceschini, che è uno specialista, è una psichiatra, quella che è anche la musicoterapia, per esempio, cioè un'applicazione terapeutica della musica, naturalmente in soggetti che hanno delle patologie importanti e pericolose. Naturalmente c'è il fatto che poi noi ci troviamo di fronte a delle tragedie familiari, a delle tragedie umane che riguardano non solo gli assassini o le vittime, ma riguardano anche le loro famiglie, perché io penso a queste famiglie distrutte da questa catastrofe che gli è capitata. Trauma su trauma. Mamma mia, ma è una cosa tremenda. Poi si può parlare in fretta, è per questo che io dico, cerchiamo di tornare nel nostro ambito, cerchiamo di tornare all'umanità, alla bellezza, alle cose che nonostante tutto nella loro leggerezza ci aiuteranno sempre a progredire. Essere anche meno prigioni, di più la famiglia, partecipare a questi incontri prima culturali. Prima si parlava giustamente del fatto che oggi si vuole vincere e che molto spesso noi stiamo parlando con grande sensibilità e molto civilmente, assistiamo a questi talk show nei quali non ha ragione chi dice la cosa giusta ma chi sta gridando di più. Sono tutte delle cose nelle quali dovremmo tutti quanti interrogarci per avere un atteggiamento critico che ci permetta di rimettere un poco le cose a posto. Sì. Allora, dottor Franceschini, rispondiamo anche a Livio e commentiamo anche le parole del maestro, sì, Giuliano Carella. Prego, dottor Franceschini.
Come ho detto, io preferisco ascoltare i solisti veneti e studiare canto piuttosto che guardare la televisione. Non so a che cosa si riferisca il telespettatore, ma quello che so di sicuro è che, primo, ovviamente bisognerebbe chiederlo al Presidente della Repubblica, e secondo, in nome di quello che diceva prima chi è intervenuto prima di me, non il direttore ma l'altra persona, io credo che questa storia delle grazie concesse dal Presidente della Repubblica francamente dovrebbe essere eliminata dalle funzioni del Presidente. Cioè, non è una cosa, se una persona è stata condannata in terzo grado non vedo perché qualcun altro dovrebbe concedere la grazia, cioè proprio una cosa che non... Quindi non so di cosa sta parlando il telespettatore, però la storia delle grazie, cioè, chissà perché il Presidente non ha concesso la grazia. Lo sa solo il Presidente, quindi non stiamo a discutere del nulla. Invece mi sembra molto importante il discorso del direttore, che naturalmente ho avuto modo di apprezzare. Io credo che veramente l'arte, la musica, la scultura, la pittura siano importantissime, come lo sport, anche lo sport. Ecco, come agenzie dove le persone possono crescere e maturare. Però purtroppo devo dire anche che atroci delitti succedono in posti stupendi e anche vengono commessi da persone coltissime. Quindi, se sicuramente, io sono assolutamente convinto che la musica, l'arte dovrebbero essere insegnate di più, che sarebbe molto importante, ma perché? Perché i ragazzi facendo musica stanno non via Skype o via DAD o roba simile, perché non serve quella cosa orrenda, stando insieme creano le relazioni, imparano delle regole, imparano a convivere, e questa è la cosa, oltre che a suonare ovviamente, speriamo tutti che diventino grandi artisti, ma francamente io più che speranza che nascano grandi musicisti, io spero che ci siano tanti musicisti. Perché l'importante è suonare e non diventare grandi musicisti, ma purtroppo, ritornando sul discorso di prima, da un punto di vista sociale e da un punto di vista affettivo, perché non bisogna dimenticare questo punto di vista, la spinta è completamente diversa. E torniamo al discorso dell'aggressività. Dottor Franceschini, però io vorrei fare anche una domanda, che dovremmo fare 8 trasmissioni per rispondere forse a questa domanda. Ecco, la legge Basaglia, ma il dopo Basaglia che non c'è stato. Ecco, noi ci ritroviamo veramente a combattere con qualcosa che doveva avverarsi e non si è avverato, perché qualcuno non si è impegnato a fondo nell'ascoltare quello che serviva dopo questo medico fantastico, questo illuminato che era Basaglia. Prego, dottor Franceschini, perché allora, se no ne andiamo mica fuori qua. Un'altra cosa di cui possiamo essere assolutamente orgogliosi noi italiani è di aver fatto questa rivoluzione storica, e cioè di aver chiuso i manicomi. Di questo possiamo essere assolutamente orgogliosi. Possiamo essere meno orgogliosi di come è stata attuata per motivi politici. Perché? Perché purtroppo non sono state create, o comunque sono state create poche strutture deputate ad accogliere le persone che avevano sofferenza. Queste strutture, queste strutture dovevano essere adeguate alle, come dire, necessità e alle carenze dei soggetti che erano ricoverati in manicomio, alcuni dei quali potevano assolutamente tornare a casa. Altri è stato necessario ricoverarli in strutture sociali e altri non hanno trovato tutto lo spazio di cui avrebbero avuto bisogno nelle varie comunità variamente organizzate con diversi gradi di protezione. Quindi non è proprio vero che non è stata attuata, è stata attuata parzialmente, in alcune, tra l'altro anche a macchia di leopardo, in alcuni punti meglio, in alcuni punti peggio. Purtroppo purtroppo la tendenza attuale, che mi pare ormai non è che duri adesso dal governo Meloni, ma dura dai precedenti governi e ancora da quelli precedenti, quindi non sto facendo un discorso di destra o di sinistra, ecco, mi pare che purtroppo è quella di affossare le strutture pubbliche che sono necessarie. Che sono necessarie perché non vogliamo finire come gli americani, con la gente che non ha soldi, che muore per terra, per strada, dico, per favorire una sanità pubblica, privata, dico. E purtroppo la psichiatria pubblica sta soffrendo nella nostra zona, che è una delle privilegiate,
delle carenze grandissime. Io adesso i dati non li so a memoria, ma mancano tanti di quegli psichiatri, tanti di quegli infermieri e tanti di quelle strutture che veramente uno dice: ma com'è possibile? Sì, però, dottor Franceschini, mi scusi, ma noi abbiamo i Filippi nella strada, non è che ci sia Filippo. Abbiamo i vari Filippo nella strada, dietro l'angolo, ce ne sono. Cioè, non è che possiamo pensare che abbiamo, come ha detto il questore, ospite rischio zero. Il problema è che la politica deve investire in queste strutture perché c'è la necessità. È inutile che facciamo finta di niente. La politica è la trasmissione, serve a questo. L'ho invitata per questo, a far capire alla politica che non si può più aspettare. È inutile parlare di codice rosso, dobbiamo investire sulle strutture che servono per cercare di arginare questi Filippo che ci sono, o questi, come si chiama, quello che ha detto lei, Biscaro, che ce ne sono e ce ne saranno. Perciò dobbiamo cercare anche qua di intervenire. Prego, dottore. Sì, ma ecco, dunque, questo è quello che ho detto io, cioè assolutamente l'erosione della struttura sanitaria pubblica è andata, io parlo da libero professionista, quindi cioè, non è che parlo da una persona che cerca di guardare le cose oggettivamente. L'erosione purtroppo crea sofferenza e crea le condizioni perché ulteriori episodi si verifichino, però questo è vero da un canto. Dall'altro canto non possiamo fare la demagogia e dire: elimineremo da tutto il mondo i vari Fabrizio o come si chiama Filippo. Perché? Perché purtroppo quello che ha parlato prima, l'ultimo dei cretini non è mai morto, oppure, ecco. Purtroppo le persone malate, le persone che hanno dei problemi, diciamo così, non è che sono facilmente individuabili, cioè c'è una tensione tra la necessità, cioè il dovere di difendere i diritti di un qualsiasi cittadino, le libertà del cittadino, e la necessità e il dovere di difendere la collettività. Ma questa è una tensione, capito? È una tensione estremamente forte, e risolverla non è così facile, perché da un canto si rischia di lasciare in giro pericolosi criminali che poi uccidono, ma dall'altro si rischia di erodere i diritti democratici di ciascuna persona. Ho capito, quindi, dottor Franceschini, ma siccome queste figure che sono anche seguite poi vanno a casa con questi psicofarmaci, e abbiamo visto delle volte, ecco, li prendono, non li prendono, non sono seguiti come dovrebbero essere seguiti, dottor Franceschini, è inutile che continuiamo a girare il cerino, sono persone che dovrebbero essere seguite, ecco, e siccome non si è investito, non sono seguite perché mancano le figure da seguire, però noi siamo in pericolo, e questo pericolo comincia a preoccuparci, perciò dobbiamo fare prevenzione parlando, invitando la politica, oltre a fare strutture, per certe strutture che a noi non interessano, di investire su quello che interessa. Maestro, cosa vuole dire? Ecco, come ci vuole lasciare, ecco, un messaggio anche di bellezza, ecco, perché la musica è bellezza, è l'arte, e ne abbiamo veramente tanta nel nostro paese, ma veramente tanta. Pensavo alla notazione molto interessante che faceva il dottor Franceschini a proposito del fatto che anche le persone colte e preparate possono diventare violente, sì, sicuramente. Però torno a ripetere, il fatto di avere questa comunicazione con l'arte aiuta moltissimo. Aiuta moltissimo. E per esempio si diceva giustamente, a proposito dell'ansia di vittoria anche nello sport, perché io appartengo a uno di quelli che si è appassionato al tennis con Sinner, ma per un motivo molto semplice: non perché vinceva, ma perché giocava benissimo. Cioè, vedere l'entusiasmo di questo giovane ragazzo nel fare bene più che nel umiliare l'avversario. Penso che sia fondamentale. Un'altra cosa fondamentale, molto bella, che diceva il dottore, era quella a proposito del fatto che è importante fare musica, è importante fare arte. Non è importante diventare il più grande solista dell'universo. E questa è anche una notazione molto importante.
Un problema che noi abbiamo avuto molto spesso in Italia nella formazione musicale è appunto quella di cercare di creare talenti assoluti. Non è necessario, parafrasando il motto olimpico, non è importante vincere. Però possiamo è importante dire, maestro, partecipare, che devo chiudere, certo, che forse con la cultura riusciremo anche ad abbattere certe barriere mentali che abbiamo. Sicuramente sì. Grazie, sicuramente grazie, sì. Sia grazie al maestro Giuliano Carella, direttore artistico dei Solisti Veneti, grazie anche al dottor Tullio Franceschini, psichiatra, grazie veramente di aver partecipato a questa trasmissione. E a questo punto è sabato e leggiamo la poesia di Mirella. Prima di leggere la poesia, dopo esserci ritrovati dopo questa festa dell'Immacolata, volevo fare una riflessione con voi. Cioè, ieri, naturalmente, mi hanno scritto e mi hanno telefonato diverse persone dicendomi: Mirella, ma negai c'è pa proprio per tutti i fessi? Ma non siamo mio proprio tutti i fessi? Ma cosa si drio combinare? Cosa si drio farne? Ma non capisce che noi affemmo più, che si di prezzi alle stelle, che non siamo più buoni a arrivare neanche alla seconda settimana. E dopo che sei qui che sta benissimo, che vorrei farti anche a morare. Dall'alto ai prediche. Ma qua, ma là, ma su, ma so, pacca sua spaia e via. Ma se può andare avanti in sta maniera qua, non capendo che sto paese che ha bisogno del lavoro, di gente per ben, e che ne sei tanta. E invece va avanti quei che non sei per ben. E ora ho pensato di leggere questa poesia stamattina, visto che l'ho trovata, sempre Na giossa de speranza di Danilo Mason, perché bisogna anche far capire che siamo, ecco, a testa, non so, che siamo dai via di testa. De ogni erba un fasso. So cattivo e anche disgustà. Me va ben porocan e poenton. Col suore ghemo guadagnà. Non è giusto mettermi sul caglieron. Scondersi drio un banco, una croce, che se so i propri interessi. Adesso se ora alzare a voce, e me fa passare pa fessi. Gente senza anima e cuore, scancea sogni a chi seccava il boccon, pregando insieme nostro Signore in prima fia, messa e comunion. Ma non tutto se marcio è da buttare. Chi ha patito a fame si ricorda ancora. Né a vita se sempre meglio dare, ricevere se fa sempre ora. Speriamo che qualcuno capisca che se ora che ricevemo tutti quanti, quei per ben, quei bravi, quei che si comporta ben, e pacche sue spalle, forse chi gli dà a casa sua, a noi altri meritevo qualcosa altro. Ciao, buona domenica!